Buona domenica, buon pomeriggio e ben ritrovati con Diretta Stadio in un orario atipico rispetto alle settimane che hanno preceduto questa, ma i playoff e i playout impongono un orario differente, dunque tra pochissimo saremo prontissimi per seguire le partite decisive di questa annata per l'Aquila che tra pochissimo, tra 9 minuti, scende in campo contro il Rieti per la finale playoff del girone G di Serie D. L'Aquila che ha battuto il Monterosi nel turno precedente, e poi alle 16.30 saremo allo stadio Tullio Saleri di Lumezzane per Lumezzane Teramo. Nel frattempo si stanno giocando le squadre, le partite delle squadre di Serie A, penultimo atto di questa stagione. Il Pescara invece gioca domani sera perché c'era il raduno dei bersaglieri oggi a Pescara, dunque la partita contro il Palermo è stata rinviata domani sera, ma noi ovviamente vi proporremo le conferenze stampa sia di Bortoluzzi ma soprattutto quella di Zdenek Zeman. E allora, prima di fare il punto della situazione, io andrei subito a Rieti dal nostro Paolo Renzetti per l'anteprima di questo Rieti L'Aquila. Buon pomeriggio Paolo. Grazie Jacopo Della Linea, buon pomeriggio da Rieti, dallo stadio Manlio Scopigno, centro Italia del capoluogo reatino. Tra poco ci sarà l'avvio di questa partita, l'inizio di questa gara di finale dei playoff del girone G. L'Aquila che vuole chiudere la stagione nel modo migliore dopo aver eliminato il Monterosi nel turno precedente. La squadra abruzzese cercherà di chiudere bene una stagione sicuramente molto travagliata, una stagione particolare, condizionata anche da una crisi tecnica che aveva portato alle dimissioni del tecnico Massimo Morgia, del direttore sportivo Battisti, e dunque una stagione che però la formazione aquilana vuole cercare di chiudere nel modo migliore. Per farlo c'è un solo modo, scusami il gioco di parole Jacopo, battere oggi il Rieti che in virtù del miglior piazzamento nella stagione regolare potrà anche usufruire di un pareggio però dopo i tempi supplementari per portare a casa la vittoria dei playoff del girone G. Diciamo che qui a Rieti fa piuttosto fresco, è piovuto ieri molto qui a Rieti, e dunque il campo non è al meglio delle condizioni, ma sicuramente si potrà assistere ad una partita divertente. Per quanto riguarda le formazioni, siamo già in possesso dei due 11 anche delle panchine. Partiamo dalla formazione di casa Rieti che nel turno precedente aveva eliminato l'Ostia Mare. Rieti che si schiera con Kucic, Biondi, Valeri, Di Bari, Bianchi, Casini, Trillo, Tirelli, Scotto, Marcheggiani e Masala. In panchina Scaramuzzino, Dalmazzi, Belvisi, Bassini, Luciani, Tiraferri, De Martis, Diem e Preti. Per quanto riguarda l'Aquila, l'Aquila risponde con Farroni, Arboleda, Sieno, Steri, Pepe, Pupeschi, Minincleri, Dictevicius, Noman, Peluso e Valenti. In panchina ci sono Salvetti, Esposito, Gagliardini, Mallus, Sbarzella, Carice, Russo, Lauro e Dosa. L'allenatore è Battistini che è squalificato. In panchina c'è La Raspata, l'allenatore delle Rieti e Fabrizio Paris. Per quanto riguarda questa partita, ricordiamo che nell'Aquila è stato recuperato Peluso, a cui è stata condonata la giornata di squalifica. Si prevedono circa 600-700 spettatori per questa partita, quasi un derby, una sorta di derby Jacopo, considerando la vicinanza tra l'Aquila e Rieti, appena 54 chilometri. Dal Manlio Scopigno di Rieti è tutto, a te la linea. Grazie Paolo, tra poco torniamo da te per l'inizio della gara, ma adesso ci spostiamo al Tullio Saleri, anzi all'esterno del Tullio Saleri di Lumezzane, dove vedo Andrea Costantini a cui do il buon pomeriggio. Ore 16.30, gara 1 di questo playout tra Lumezzane e Teramo. Andrea.
Sì, buon pomeriggio Jacopo, buon pomeriggio dallo stadio Tullio Saleri di Lumezzane. Lo vedete, siamo proprio all'esterno, lì c'è l'ingresso della tribuna principale, la tribuna stampa, la tribuna autorità, stanno affluendo alcuni tifosi. Ti dico già che non ci sarà il grande pubblico qui a Lumezzane, perché c'è grande freddezza da parte del pubblico di casa verso la squadra locale. Qualcuno ci ha detto saranno più presenti i tifosi del Teramo, che sono annunciati in circa 200 rispetto a quelli di casa, il che la dice lunga. Questo perché si è determinata una sorta di distacco tra la tifoseria locale e la squadra e la dirigenza. Dopo gli anni lungimiranti trascorsi, questa stagione sicuramente ha visto delle difficoltà in seno alla società bresciana, e quindi insomma il pubblico non segue tanto le vicende del Lumezzane. Non per questo non sarà una gara facile per il Teramo. Il Teramo dunque si gioca tutto in 180 minuti, probabilmente insomma vi sono giunti in redazione delle immagini prepartita che vi abbiamo già mandato con l'arrivo della squadra, l'arrivo in pullman della squadra, grandissima attenzione, ma un'attenzione che ci sembra positiva. Abbiamo visto anche il presidente del Teramo Luciano Campidelli, che è arrivato con il suo mezzo a fargli compagnia, l'ex presidente del Teramo Nanni Cerulli Relli, che in questo momento è anche seduto in tribuna proprio al fianco del patron biancorosso. È una giornata, a dispetto della freddezza del pubblico di casa, è una giornata calda, e questo è un aspetto che condizionerà un po' come è stato nella gara di campionato, la prima giornata, quando il Lumezzane batté il Teramo all'ora di Zauli per 2-0. C'è il sole, il cielo che è praticamente limpido, senza nuvole, fa caldo, siamo almeno sui 23-24 gradi, anche se c'è una leggerissima ventilazione che dà un po' di sollievo, però l'aspetto del caldo dovrà dovrà essere valutato e gestito da parte dei giocatori in campo, e per fortuna da questo punto di vista si gioca alle 16:30, quindi la parte più calda della giornata è stata lasciata alle spalle. Intanto stanno arrivando, io prego Roberto Pulimanti di inquadrare alcuni dirigenti del Teramo, c'è Piero D'Orazio, c'è Pasqualino Testa, c'è anche Aldo Cimini, il figlio del vicepresidente del Teramo Ercole Cimini, che stiamo salutando. Arrivano altri tifosi, vi abbiamo già detto che il presidente Campidelli è all'interno dello stadio, però diamo uno sguardo anche alle formazioni, visto che finora non l'abbiamo ancora fatto. Per quanto riguarda il Teramo, dunque sarà un Teramo prudente sulla carta, non ci sono le due punte, parte dalla panchina l'ex Riccardo Barbuti, c'è il solo Marco Sansovini in attacco, quindi leggiamo la formazione scelta da Guido Ugolotti: Narciso tra i pali, poi Sales, Speranza, Caidi e Carcalis a comporre la linea di difesa da destra a sinistra, poi a centrocampo i due mediani saranno Ilari e Amadio, gli esterni saranno Spighi e Di Paolo Antonio, Baccolo in versione trequartista alle spalle di Sansovini. Questo se sarà 4-2-3-1, non è da escludere anche un più lineare 4-5-1, e allora in quel caso Baccolo e Ilari saranno le due mezze ali e Amadio sarà il metodista davanti alla difesa, poi sempre Spighi e Di Paolo Antonio larghi rispettivamente a destra e a sinistra, Sansovini prima punta. Nel Lumezzane confermato il 4-4-2, ma un po' meno offensivo rispetto alle attese, perché giungevano notizie qui dal Bresciano potessero giocare Russini e Bacio Terracino, invece Russini parte dalla panchina, gioca una vecchia conoscenza del calcio abruzzese, un abruzzese doc come Giacomo Zappacosta, Russini va in panchina, l'altra novità rispetto alle attese, gioca Bagatini come terzino al posto di Bonomo, quindi la formazione scelta dal tecnico della formazione bresciana è la seguente: Pasotti tra i pali, in difesa Bagatini, Sorbo, Tagliani e Varas, a centrocampo Zappacosta, Quinto, Arrigoni e Bacio Terracino, che è l'elemento di spicco delle Lumezzane, coppia d'attacco composta da Speziale e Leonetti. Diamo anche uno sguardo alla panchina nel Lumezzane, in panchina dunque Carboni, Bonomo, Musto, Marra, Allegra, Rizzi, Russini, Gentile, Padulano, Verde, D'Alessandro e Oggiano. Per quanto riguarda il Teramo, in panchina vanno Calore, Imparato, Altobelli, Barbuti, Camilleri, Masocco, Scipioni, Carraro, Fratangelo, Tempesti e Fabrizi. Manca ovviamente
l'infortunato Petrella, che non è partito per il ritiro in terra lombarda. Si inizierà alle 16:30, vale la pena ricordarlo che bisognerà fare il computo delle reti totali. Dopo 180 minuti, chi avrà fatto più gol si sarà salvato. In caso di differenza reti pari si salverà il Teramo per via della migliore classifica. Oggi la gara d'andata, domenica prossima alle 16:30 al Bonolis la gara di ritorno. Non sono previsti supplementari, tantomeno calci di rigore. Chiudo per il momento, se non ci sono domande, dicendo che il Teramo ha chiuso la stagione regolare con 40 punti più 6 rispetto al Lumezzane penultimo, un Lumezzane che ha dato segni di cedimento nel corso del girone di ritorno, perché nella prima parte della stagione la squadra che è stata allenata inizialmente da Filippini e poi da De Paola aveva collezionato 21 punti nel girone d'andata, nel girone di ritorno appena 13, e nel corso del girone di ritorno si è consumato il terzo cambio in panchina, perché è arrivato Bertoni al posto di De Paola. Un altro aspetto da sottolineare per quanto riguarda il Lumezzane: questa squadra prende gol da 11 partite consecutive, e in queste 11 partite consecutive, striscia ancora aperta, sono stati incassati ben 19 gol, nelle precedenti 27 partite appena 25, quindi è chiaro che questa squadra ha avuto un contraccolpo nella fase difensiva. In attacco il Lumezzane produce poco, perché con 26 reti è il peggior attacco del girone, quindi da quando questa squadra si è indebolita, dopo che ha perso alcuni elementi nel mercato di gennaio, è crollata la fase difensiva e sono crollati anche i risultati. D'altro canto il Teramo brilla nella fase difensiva, specie nell'ultimo periodo, ma fa fatica a segnare, appena 2 gol nelle ultime 6 partite. Sarà dunque un confronto che vivrà anche su questi equilibri, ma è chiaro che il Teramo, come ha detto Ugo Lotti in settimana, ma come hanno detto i giocatori, non può fare leva sul fatto che c'è a disposizione il doppio pareggio. Il Teramo deve giocarsela per vincere sin da oggi, per ipotecare il successo. Andrea, di contro il Lumezzane dovrà cercare di costruire sin da oggi la... Sì. Dicevi bene, Ugo Lotti ha detto bisogna vincere già a partire da questa partita. Certo che le scelte di formazione però sembrerebbero suggerire tutt'altro, scelte abbastanza conservative, una punta in meno, un centrocampista in più. Sì, peraltro a livello scaramantico, quando Ugo Lotti ha scelto Baccolo dietro un'unica punta, il Teramo ha perso. È accaduto nella partita contro la Reggiana. Il Teramo era nel suo miglior momento, arrivava dalla doppia vittoria sulla San Benedettese e sull'Ancona. Il Teramo poi ha perso quella partita con la Reggiana. Scaramanticamente non sembra una scelta ad hoc, però Ugo Lotti, lo sappiamo, predilige tanto la fase difensiva, pensa di fare leva su questa fase difensiva per poter lenire, per poter fiaccare le resistenze del Lumezzane, che evidentemente lui si aspetta possa partire a sprombattuto. E poi nel corso della gara, una volta smorzata l'insistenza, la pressione del Lumezzane, il Teramo potrebbe uscire fuori alla distanza. Teramo che segna tanto sulle palle inattive, questo sarà un altro fattore che ci auguriamo il tecnico del Teramo abbia curato, perché su azioni il Teramo fa veramente fatica a segnare. Un dato su tutti: Marco Sansovini, miglior marcatore del Teramo con 9 gol, non segna da metà marzo, ma quell'ultimo gol che ha segnato contro il Gubbio fu segnato sul rigore. L'ultimo gol su azione, peraltro ininfluente, risale al 5 marzo, Teramo-Venezia 1-4. Il fatto che il centravanti del Teramo, il giocatore di maggior spessore, non segni su azione da così tanto tempo la dice lunga di quanto il Teramo faccia fatica a segnare su azione. Però insomma, ora lo dicono tutti, i play-out sono un campionato a parte, quasi tutto viene azzerato, bisogna giocarsi la salvezza in 180 minuti, e quindi quello che si è fatto prima conterà fino a un certo punto, conta nei limiti in cui la classifica può valere per la differenza reti pari, per la partita di ritorno, ma poi chi fa più gol semplicemente vince, e quindi i play-out rischiano di essere un'altra cosa. Jacopo. Grazie Andrea, dunque ti lasciamo accomodare in tribuna stampa, peraltro bellissima giornata di sole, vedo a Lumezzane, come il nostro pomeriggio abruzzese che era partito non sotto i migliori auspici dal punto di vista meteorologico. Quindi grazie Andrea, peraltro ti do una segnalazione, c'è la sensazione che Baccolo potrebbe giocare a fianco ad Amadio, con Ilari spostato un po' più avanti rispetto a quella che è la sua posizione normale, cioè a fianco ad Amadio. Quindi Baccolo, Amadio al centro, Ilari un po' spostato in avanti. Queste sono le ultime
minimissime indicazioni che ci arrivano, ma ovviamente sono indicazioni e come tali le prendiamo. Grazie Andrea, tra poco. Va bene, ok, a dopo, a dopo. Grazie ad Andrea Costantini. Dunque, sta per iniziare, non so se è già iniziata la partita a Rieti, tra Rieti e L'Aquila. Allora facciamo un salto di 2 minuti da Paolo Renzetti per il fischio iniziale, per i primi istanti di gara di questa finale playoff di Serie D. Paolo. Sì, grazie Jacopo. Si gioca il secondo minuto nel primo tempo al Manlio Scopigno di Rieti, 0-0 ovviamente il risultato tra L'Aquila e Rieti, formazione di casa, la formazione reatina in campo con una maglia amaranto, e intanto attenzione, c'è L'Aquila in avanti, però c'è la posizione di offside di Noman, si alza la bandierina del secondo assistente, dunque c'è il calcio di punizione in favore della formazione di casa. Dicevo, gara iniziata da 2 minuti, 0-0 ovviamente il punteggio, è uscito anche un po' di sole qui a Rieti, ieri tanta pioggia, parte della tribuna stampa qui del Magno Scopigno, centro d'Italia, tra l'altro allagata proprio per la grande quantità di acqua caduta a Rieti, come ci dicevano i colleghi laziali nella giornata di ieri. L'Aquila in maglia completamente bianca con risvolti rosso-blu, dicevo invece la tenuta della formazione di casa è amaranto e blu, così come sono i colori sociali della formazione guidata dal tecnico Fabrizio Paris. Ricordiamo brevemente, Jacopo, le formazioni: 4-4-2 per il Rieti con Kucic in porta, Biondi, Di Bari, Valeri e Trillo in difesa, Bianchi, Casini, Masala e Tirelli a centrocampo, le due punte sono Scotto e Marcheggiani. Risponde L'Aquila, attenzione però c'è il Rieti in avanti, questo pallone in area di rigore per Scotto, controlla il pallone, Scotto cerca di effettuare il rinvio, poi il servizio per un compagno, il traversone in area di rigore, troppo lungo il pallone per Tirelli con la sfera che termina direttamente sul fondo, e dunque si riprenderà con una rimessa in favore dell'Aquila affidata al portiere Farroni. Vi avevo letto la formazione, l'11 del Rieti, vediamo anche come gioca l'Aquila, 4-3-3, questo è lo schieramento adottato dal tecnico Battistini con Farroni fra i pali, poi Arboleda, Pupeschi, Pepe e Sieno in difesa, centrocampo ci sono Steri, Dictevicius e Valenti, in attacco da destra verso sinistra Minincleri, Peluso e Noman, ricordiamo che dirige l'incontro il signor Gualtieri di Asti, i due assistenti sono Claudio Milia di Novara e Donato Simeone di Lomellina. Sono 4 minuti di gioco nel corso del primo tempo, il parziale è quello di inizio partita, Rieti 0, L'Aquila 0, a te la linea. Grazie, grazie a Paolo. Dunque 0-0, partita davvero molto interessante, soprattutto perché si sfidano due squadre che erano state costruite per vincerlo direttamente al campionato. Poi lo ha vinto l'Arzachena a sorpresa, ma poi neppure troppo, la formazione sarda con il Rieti, L'Aquila e il Monterosi, che erano le più grosse accreditate alla vittoria del campionato, e si sono dovute accontentare dei playoff con il Monterosi, che è stato addirittura eliminato al primo turno. Peraltro oggi si gioca anche la finale del girone F di Serie D tra la Vispesaro e l'Olimpia Agnonese, grande pubblico a Pesaro, vi facciamo vedere una foto di quello che è il pubblico del Benelli, davvero enorme il sostegno della tifoseria biancorossa per la formazione che la settimana scorsa ha eliminato il San Nicolò sul neutro proprio dell'Aquila, mentre l'Olimpia Agnonese ha eliminato il Matelica, altra formazione molto accreditata che però è stata sconfitta sonoramente dalla formazione allenata da Alessandro Del Grosso, che di fatto è un abruzzese acquisito. Ma si stanno giocando anche le partite di Serie A, allora nel nostro serpentone vedete sempre gli aggiornamenti, però noi vi facciamo vedere anche la grafica di quelli che sono i risultati parziali. Siamo nel secondo tempo, Chievo-Roma 3-5 giocata ieri, l'Atalanta sta vincendo ad Empoli 1-0, Genoa-Torino 1-0, la Juventus sta battendo 2-0
Il Crotone, gol di Mandzukic e di Dybala su calcio di punizione, un risultato che consentirebbe alla Juve di laurearsi per la sesta volta consecutiva campione d'Italia e che di fatto manderebbe all'inferno il Crotone. Milan-Bologna 0-0, Napoli-Fiorentina giocata ieri sera 4-1, 4-1 anche Sassuolo-Cagliari, ma che però sono due squadre che sono sul terreno di gioco. Udinese-Sampdoria 1-0, questa sera il posticipo dell'Olimpico è quello tra Lazio ed Inter, domani sera, come avevamo già detto, il posticipo dello stadio Adriatico Cornacchia di Pescara, tra Pescara e Palermo, questa mattina conferenza stampa di Zdenek Zeman, poi la sentiremo nella sua integralità, ma di fatto per il Pescara è l'ultimo impegno casalingo di questa stagione, davvero sfortunata. Vediamo la classifica, sfortunata e anche giocata come peggio non si potrebbe purtroppo dalla formazione bianco-azzurra. Eccola qua, questo per il momento è la situazione in classifica, con molte squadre che devono concludere il loro turno di campionato, alcune devono giocarle, ma insomma vedete per il Pescara già da qualche settimana purtroppo non c'è più nulla da fare per la serie, per la retrocessione purtroppo in Serie B. Oggi si giocheranno anche i playoff del campionato di Lega Pro, gli ottavi di finale, ma ovviamente avremo tempo e modo per parlarne. Io ritornerei per un minuto da Paolo Renzetti, prima di tornare a Lumezzane. Aggiornamento, siamo all'ottavo minuto, Rieti L'Aquila, Paolo. Sì, grazie, prendiamo la linea qui sempre da Rieti, quando siamo giunti al sesto minuto del primo tempo, sempre 0-0 tra Rieti e L'Aquila. Un minuto fa c'è stata la prima conclusione di una certa pericolosità da parte della formazione di casa, un tiro dalla distanza dai 25 metri di Fabrizio Tirelli, con il pallone che è terminato però sopra la traversa della porta difesa dal portiere dell'Aquila Farroni. Ora c'è ancora la formazione reatina in avanti, colpo di testa con la parata del portiere Farroni, è stato il numero 9 Scotto a colpire di testa da buona posizione, non è riuscito però ad imprimere forza alla sua incornata, colpo di testa tra l'altro centrale del giocatore dell'avanti reatino, con la parata senza problemi del portiere dell'Aquila. Ora ancora la formazione di casa in avanti, c'è un calcio di punizione battuto dal Rieti, ma il direttore di gara dice che bisogna ripetere, dunque Vito Di Bari che si incarica della battuta. Ha iniziato meglio sicuramente questa partita la squadra allenata da mister Fabrizio Paris, perde però il pallone il Rieti, può ripartire in avanti l'Aquila che attacca dalla destra alla sinistra della nostra postazione di tribuna stampa. Tra l'altro Jacopo, ricordiamo che tra i circa 700 spettatori presenti quest'oggi allo stadio Manlio Scopigno di Rieti ci sono almeno un centinaio, forse anche qualcosa di più. Attenzione, il Rieti in avanti, c'è un cross dal settore di destra con una mischia in area di rigore aquilana, poi arriva il fischio dell'arbitro astigiano Matteo Gualtieri che va a comandare un calcio di punizione in favore dell'Aquila. C'era stato un giocatore delle Rieti che era terminato in posizione di offside, si tratta del numero 9 Scotto, dunque gioco fermo, questa volta il calcio di punizione in favore della formazione aquilana. Dicevo almeno un centinaio, forse qualcosa in più, i tifosi aquilani giunti quest'oggi nella vicina Rieti. Tra l'altro dobbiamo anche ricordare che proprio pochi istanti fa i tifosi dell'Aquila hanno esposto uno striscione che è stato molto applaudito dai tifosi di casa in ricordo del terremoto, della tragedia del terremoto, uno striscione dedicato al centro di Amatrice. Amatrice è uno dei centri più colpiti dall'ultimo sisma, Amatrice proprio provincia di Rieti, ma parliamo di zone davvero di confine, al confine con la nostra regione. Attacca intanto il Rieti, ma si trascina il pallone oltre la linea bianca, il numero 7 della formazione di casa Trillo, e dunque ancora il gioco fermo, il calcio pallone che viene rimesso in gioco dal portiere dell'Aquila Alessandro Farroni. Diamo un'occhiata dunque al cronometro allo stadio Manlio Scopigno di Rieti, siamo giunti al nono minuto del primo tempo, ribadisco il parziale Rieti 0 L'Aquila 0, a te Jacopo. Grazie Paolo, tra un po' andremo a Lumezzane, però ci sono degli aggiornamenti in Serie A e ve li facciamo vedere perché c'è il quinto gol del
Sassuolo contro il Cagliari, dunque cambia ancora il punteggio al Mapei Stadium 5-1 per la formazione nero-verde di Eusebio Di Francesco, e poi c'è il raddoppio del Genoa contro il Torino ad opera di Giovanni Simeone, che insomma in questa seconda parte di campionato non ha ripetuto quello che ha fatto nella prima, però è andato a segno. Intanto Empoli davvero vicinissimo al gol dell'uno pari contro l'Atalanta. Intanto vi faccio vedere anche una squadra che il girone F di Serie D lo ha vinto, ovvero la Fermana, che sta giocando la seconda giornata della Pool Scudetto contro una squadra che in molti ricorderanno, che abbiamo visto anche nelle annate scorse in Lega Pro, il Gavorrano, formazione toscana. Bene, la Fermana è avanti 2-0, i gol al sesto di D'Angelo e all'undicesimo di Cremona. Dunque la formazione canarina di Flavio Destro, che si sta facendo valere anche molto bene, direi, nella Pool Scudetto, con insomma per il momento un successo rotondo dopo appena 11 minuti di gioco. Torniamo allora, adesso sì che siamo pronti ad andare a Lumezzane da Andrea Costantini. Andrea, a te la linea quando mancano poco più di 14 minuti al fischio iniziale. Che atmosfera si respira dall'interno? Beh, intanto ti dico, Jacopo, che non so se più tardi riusciamo a proporre delle immagini, perché devo dire che il settore ospiti, il settore dei tifosi del Teramo, che si trova alla mia destra, si sta pian piano riempiendo. Sono arrivati i 200 circa tifosi che erano attesi, e una bella rappresentanza calorosa, numerosa, colorata. Ora i tifosi stanno anche sistemando gli striscioni, che noi non vedremo nel loro contenuto perché appunto li abbiamo alla nostra destra e non saranno di fronte a noi. Però devo dire che il Teramo, c'è anche la possibilità che giochi in casa pure questa partita. Certo, non siamo al Bonolis, siamo a Salieri di Lumezzane, ma siccome di pubblico di casa al momento non ne vediamo tanto e non ci sembra neanche così rumoroso, i tifosi del Teramo pensiamo si faranno sentire. Dunque siamo al Salieri, ma sembra di essere quasi al Bonolis per quello che è l'afflusso di tifosi e quello che sarà il calore. Il terreno di gioco si presenta ai nostri occhi in ottime condizioni. Abbiamo anche parlato con alcuni addetti ai lavori che ci hanno confermato che il terreno si trova davvero in buonissime condizioni, sembra davvero un biliardo. Ora in questo momento viene innaffiato in una metà campo, le due squadre sono rientrate negli spogliatoi e quindi attendiamo che tornino in campo per il saluto di prassi e poi per l'inizio della partita. Jacopo, sono qui per eventuali curiosità o altro. Va bene Andrea, io tra un po' ritorno da te allora, facciamo un po' il ping pong mentre c'è il Cagliari che accorcia le distanze. Sassuolo 5, Cagliari 2, insomma partite di fine stagione regalano tantissimi gol, come è normale che sia. Facciamo un salto a Rieti, di nuovo da Paolo Renzetti. Paolo, un minuto e mezzo per te per Rieti L'Aquila. Sì, grazie. Tocchiamo il 15° minuto nel corso del primo tempo. Non si sblocca il punteggio, sempre 0-0 al Manlio Scopigno, centro Italia di Rieti, tra Rieti e L'Aquila. Attacca ora la formazione abruzzese, il pallone per Noman in area di rigore, ancora Noman, si allunga però la sfera, perde il pallone l'attaccante aquilano con Trillò per la formazione di casa, che può allontanare il pallone. Ora Marcheggiani che controlla il servizio per Cassini, che allarga sul settore di sinistra per Biondi, cerca di portarsi in avanti la formazione di casa, ma L'Aquila è già retrocessa all'indietro a difesa della sua tre quarti di campo con la squadra di Paris, che ora ha qualche problema a portarsi in avanti, ma va a guadagnare però un calcio di punizione per un fallo che è stato commesso ai danni di un, è stato Sieno a commettere fallo ai danni di un avversario. È arrivato il direttore di gara, che ricordiamo il signor Matteo Gualtieri della sezione di Asti, che è andato a richiamare solo verbalmente il giocatore autore del fallo. A proposito del fischietto piemontese, c'è stata la prima ammonizione di questa gara 3 minuti fa ai danni di un giocatore del Rieti, Marcheggiani, per la precisione, che è stato ammonito per simulazione in area di rigore della
L'Aquila, il giocatore di casa, si è lasciato cadere dopo un contrasto con un difensore ospite. Il direttore di gara non ha abboccato ed è andato ad ammonire giustamente, crediamo, il giocatore reatino per simulazione. Dunque Marchigiani il primo giocatore di questa partita a finire sul taccuino del direttore di gara. Attacca intanto l'Aquila, siamo sulla tre quarti di campo del Rieti, ancora la formazione di Battistini che cerca di portarsi in avanti con Steri, pallone all'indietro per Pupeschi, poi il gioco che viene cambiato dalla parte opposta per Sieno, il servizio per Dick Devicius, ancora Dick Devicius in avanti, perde il pallone ma lascia proseguire il direttore di gara, può ripartire il Rieti, azione di contropiede con Tirelli, servizio sulla destra per Marchegiani, il cross al limite dell'area di rigore con l'anticipo del capitano della formazione di casa Minincredi che va a rinviare il pallone. Sono 17 minuti di gioco a Rieti, Rieti 0, L'Aquila 0, a te la linea Jacopo. Grazie, grazie Paolo. Allora vediamo, c'è intanto il pareggio della Sampdoria contro l'Udinese, gol di Muriel che ha praticamente fatto scattare quasi una rissa. Comunque Udinese-Sampdoria 1-1, peraltro l'Udinese è in inferiorità numerica. Allora vediamo la schermata dei risultati aggiornata di Serie A, eccola qua con il vantaggio dell'Atalanta sul campo dell'Empoli, il doppio vantaggio del Genoa contro il Torino, doppio vantaggio anche per la Juventus contro il Crotone, pari tra Milan e Bologna. Intanto viene espulso Muriel e dunque parità numerica ristabilita alla Dacia Arena di Udine, quindi parità nel punteggio e parità negli uomini. Sassuolo che sta battendo il Cagliari nettamente 5-2, Udinese-Sampdoria 1-1. E allora io direi che ci siamo quasi al fischio d'inizio, torno per qualche istante da Andrea Costantini, ultimo collegamento pre-gara di fatto. Andrea, come le squadre vedo che ancora non sono scese in campo, ma dicevamo che questo Lumezzane è una squadra che seppur tra mille difficoltà ma sta giocando un numero consecutivo di campionati professionistici davvero importante, quindi ci vuole assolutamente parecchia attenzione per questa squadra. Assolutamente sì, intanto ti dico che il presidente Campitelli è non lontano dalla nostra postazione, accanto a lui ci sono i dirigenti Pasqualino Testa e vediamo anche Piero Donato, poi vediamo anche il vicepresidente Ercole Cimini, c'è anche il dottor Martigiani, quindi insomma questo è lo schieramento che attorno in questo momento il presidente Luciano Campitelli. In campo non ancora sono scese le due squadre, dicevi bene, abbiamo dato delle statistiche che dicono che il Lumezzane è una squadra in grossa difficoltà, abbiamo ricordato anche che i playout sono un campionato a parte e dobbiamo ricordare che il Lumezzane gioca tra i professionisti da 25 anni, quindi se il Lumezzane dovesse perdere questi spareggi sarebbe una retrocessione a suo modo storica per questa realtà, perché sono 25 anni che il Lumezzane frequenta i campionati di Lega Pro, ha fatto anche anni in C1 con delle promozioni dalla C2 alla C1, ha sfiorato anche in una stagione la Serie B, ha perso degli spareggi, poi c'è stata la retrocessione in C2, poi l'ammissione alla Lega Pro Unica, due anni fa la salvezza tramite i play-out contro la Fortuna. Quindi è una squadra che comunque sia è abituata a reggere e a reggerlo anche soffrendo, anche passando i play-out, e questo è l'aspetto che abbiamo sempre enfatizzato nel corso della stagione. Giocare un play-out con Lumezzane vuol dire contro una squadra tecnicamente inferiore che ha palesato dei problemi, che ha perso dei giocatori rispetto all'inizio della stagione, che ha perso della consistenza difensiva che era il forte di questa squadra fino a quando non ci sono state delle cessioni, perché l'attacco è stato sempre debole, come dicono i numeri, 27 gol fatti, peggior attacco del girone, però è una squadra che probabilmente da molto tempo sapeva già di fare questo tipo di percorso per arrivare alla salvezza, quando invece il Teramo sappiamo che è stato costruito per fare un altro tipo di campionato e fino all'ultima giornata ha cullato l'obiettivo di salvarsi magari direttamente. Ora però tutte queste chiacchiere che noi facciamo per diciamo così agghindare questo partito contano fino a un certo punto, conta quello che si farà in campo, certo fa discutere. Lo hai fatto tu in precedenza Jacopo, ti confermo che anche in tribuna fa discutere la scelta di
fermare Paccolo e non di schierare le due punte, perché c'era Barbuti come alternativa principale, che è anche l'ex questa giornata, c'era anche Testi, c'era Fratello, ma ha scelto Totti la via Paccolo, con Pilati, con Amadio, con Sansovini, la prima punta con di Paolo Antonio, staremo a vedere se questa... se questa scelta pagherà, e vedremo anche se pagherà rispetto a quello che è lo schieramento del Lumezzane che solitamente si è schierato. Andrea, scusa, ti interrompo, devo andare a Rieti. Paolo Ranzetti, Paolo. Vantaggio, c'è stato il gol del capitano Fabrizio Tirelli, c'è stato un traversone in area di rigore della formazione aquilana, c'è stata questa conclusione del giocatore Tirelli con la maglia numero 8. Mi è sembrato di vedere anche una deviazione probabilmente di Alessandro Steri per l'Aquila. Il pallone ha avuto una strana traiettoria ed è terminato in rete. Dunque è cambiato il punteggio da 40 secondi allo stadio Manlio Scopigno, centro Italia di Rieti. Rieti 1, l'Aquila 0, il gol di Tirelli. A te la linea. Grazie Paolo. Dunque purtroppo non arrivano buone notizie dallo Scopigno di Rieti, il gol di Tirelli per il momento porta in vantaggio il Rieti contro l'Aquila. Allora io direi così, visto che le squadre lumezzane non sono ancora scese in campo, noi prima di iniziare a vivere la partita ci ascoltiamo la prima parte della conferenza stampa di Zdenek Zeman di questa mattina pre Pescara Palermo, e poi al rientro saremo pronti per iniziare a vivere anche, oltre a Rieti L'Aquila, anche Lumezzane Teramo. Zema. Io sto combattendo dall'inizio di trovare una formazione che mi dà assicurazione, ma tra infortuni vari e cose. Penso che ho fatto giocare 25 giocatori in 12 partite, che sono tanti. E purtroppo, visto i risultati, non ho mai indovinato quella giusta. Ci abbiamo provato, purtroppo non è mai quadrato. Anche se abbiamo fatto qualche partita abbastanza equilibrata, dove potevo vincere uno o l'altro, però... si vede che a noi ci è mancato sempre qualche cosa, è su convinzione e su conoscenza di gioco di squadra insieme. Ma io mi auguro che ultima partita in casa, i ragazzi che c'erano qua e da qualche anno e che magari non ci saranno più, vogliono ancora dare tutto per finire la stagione in casa al meglio. La motivazione è quella. Io penso che nessuno se ne vuole andare con i fischi. Io penso che Palermo ha fatto sempre bene, ma perché aveva sempre qualche giocatore importante che riusciva a trascinare dai tempi vecchi. Penso che oggi nel Palermo non c'è una guida che può trascinare la squadra. Ah sì, perché differente avere Lavezzi, Cavani o lo stesso Dybala. E io sono legato a Palermo, visto che ci siamo sentiti spesso durante quest'anno con Zapparini, non si è mai chiuso. Io ho la mia idea perché, però. È normale che io a Palermo come città sono legato, come la società, ci ho lavorato 9 anni dentro. A me, io penso che il primo insegnamento è costruire una squadra che ha logica e che ha giocatori che hanno voglia di fare. Non è che dico che questi non hanno voglia di fare, ma c'è un po' di confusione. Penso specialmente dopo il mercato di gennaio era più difficile, nel senso inserire nuovi, poi nuovi se stanno bene, se non stanno bene, è sempre, per me è sempre dannoso cambiare a metà stagione. Ma il Crotone è in corsa perché le ultime 7 partite ha
fatto 17 punti, che non ne ha fatti in 30. Però certamente c'era una reazione del gruppo, che loro hanno cambiato poco a Natale e noi non siamo riusciti a cambiare. Eh beh, chiarissimo Zeman, le differenze tra Pescara e Crotone, cambio di passo del Crotone nella seconda parte di stagione e invece no, non così per il Pescara. Facciamo un salto perché stanno entrando le squadre in campo a Lumezzane, tra un po' andiamo da Andrea Costantini, ma torniamo per un minuto e mezzo al Magno Scopigno di Rieti per Rieti L'Aquila. Paolo Renzetti, Paolo, c'è stata la reazione dell'Aquila? Intanto gol del Milan contro il Bologna, gol di Deulofeu, se non ho visto male. No, sì, non Paolo. Sì, grazie Jacopo. Non c'è stata al momento la reazione della formazione ospite dopo il gol del Rieti. Siamo intanto giunti al 27esimo minuto, 26:50 sul nostro cronometro. Ricordiamo il parziale che vede in vantaggio la formazione di casa grazie al gol realizzato da Tirelli al 21esimo di questo primo tempo. Ancora il Rieti che cerca di fare pressione sui giocatori dell'Aquila, con il numero 5 Pepe che è costretto a dare il pallone all'indietro per Farroni, che rimette la sfera in gioco con i piedi, poi il lancio in avanti di Stenelli, ma dalla parte opposta c'è la posizione di fuorigioco di Noman. Dunque ancora il gioco fermato dal direttore di gara, che comanda un calcio di punizione in favore della formazione di casa, che vuole cercare di mettere a sicuro il punteggio con il gol del 2-0. Rieti che cerca di portarsi in avanti, c'è però azione fallosa di un giocatore in maglia granata e dunque il fischio del direttore di gara, che questa volta comanda un calcio di punizione in favore dell'Aquila. Il portiere Farroni che si incarica della battuta, già tante interruzioni comandate dal fischietto piemontese, con Farroni che batte questo calcio di punizione, pallone per Sieno, si porta in avanti il giocatore dell'Aquila, ancora Sieno in avanti, il servizio per Peluso, il controllo di Peluso, pallone all'indietro per Steri, ancora Steri controlla il pallone, due avversari su di lui, finisce per perdere la sfera, può ripartire in avanti il Rieti che poi a sua volta perde il pallone e subito il contrattacco dell'Aquila con un lancio in avanti troppo corto però per Nicolo Valenti, con il pallone che termina in fallo laterale, rimessa con le mani per l'Aquila. Attendiamo l'evolversi di questa azione e poi restituiremo subito la linea allo studio. Rimessa la palla con le mani della formazione aquilana, ma c'è ancora un fallo laterale per l'Aquila quando sono 29 minuti di gioco a Rieti. Ricordo il parziale Rieti 1, l'Aquila 0. A te Jacopo. E allora, grazie Paolo, mentre da te stiamo andando nell'ultimo quarto d'ora di primo tempo, sta per iniziare, anzi forse è già iniziata la partita al Tullio Saleri di Lumezzane, tra Lumezzane e Teramo. Allora andiamo da Andrea Costantini. Andrea. Sì, siamo prossimi al fischio d'inizio, non è ancora iniziata la partita, vi confermo che sembra di giocare a Teramo, si sentono soltanto i tifosi biancorossi, ora provano a rispondere anche i tifosi di Lumezzane, ma è davvero poca, pochissima roba. Si sentono soltanto i tifosi del Teramo, è iniziata ora la partita, è iniziata Lumezzane-Teramo, gara d'andata dei play-out, lo ricordiamo, 90 minuti all'andata, 90 al ritorno, chi segnerà più gol nel computo delle due partite si salverà, in caso di differenza reti pari si salverà il Teramo per la migliore classifica. Proprio del Teramo il primo attacco, attenzione, c'è la paratissima su Di Paolo Antonio, ancora Di Paolo Antonio la mette in mezzo, la palla viene raccolta da Carcaris, tiro cross, forse una deviazione e ci sarà calcio d'angolo, no, non è calcio d'angolo, sembrava esserci stato l'ultimo tocco di Sorbo, ma che palla gol ha già sprecato il Teramo, disattenzione nelle retrovie del Lumezzane, Di Paolo Antonio ha calciato a botta sicura appena dentro l'area piccola, ha salvato tutto Pasotti in uscita disperata e la prima palla gol e arriva praticamente dopo pochissimi secondi, dopo 30 secondi il Teramo poteva già mettere in discesa questo play out, non ce l'ha fatta con Di Paolo Antonio che ha sciupato la importantissima palla gol che poteva valere il vantaggio del Teramo. Ora c'è stato un intervento duro sulla tre quarti di campo, un fallo commesso da Carcalis ai danni di Bacio Terracino, forse un avvertimento, un monito da giocatore a giocatore dato da Carcalis a Terracino, la classica stecca che si dà inizio partita per, diciamo così, rabbonire il giocatore più pericoloso da un punto di vista della
percorso offensivo della squadra avversaria. Questo Terracini, il giocatore normalmente risolve le partite per il Lumezzane, è il miglior marcatore in campionato con 8 reti, è il giocatore che ha spaccato quella partita di andata giocata in agosto tra Lumezzane per 2-0, andò in gol anche Riccardo in quella circostanza, sua assistenza di Bacio Terracino, e Carcales ha voluto dare insomma un primo avviso a Bacio Terracino. Gli è andata bene che il direttore di Lotti Tivoli lo abbia ammonito e non con un provvedimento ufficiale disciplinare. La partenza del Teramo è stata buona, la palla costruita, certo, Teramo poteva essere già in vantaggio, invece Di Pantonio ha calciato addosso a Pasotti. Penso Jacopo che abbia avuto modo di vedere. Andrea, rientriamo perché c'è qualche problema nel collegamento, nell'audio del tuo collegamento, però insomma abbiamo rivisto, abbiamo potuto rivedere anche live. Intanto c'è il raddoppio del Milan con una punizione di Keisuke Honda, davvero molto bella, raddoppio, quindi 2-0 del Milan contro il Bologna. Dicevamo, abbiamo potuto rivedere l'azione dopo pochi secondi del Teramo con Di Paolo Antonio, ma straordinaria la parata di Pasotti, che praticamente con la mano che aveva quasi dietro la schiena è riuscito a toccare la sfera, posizione anche un po' defilata da parte di Paolo Antonio, ma era riuscito a centrare lo specchio della porta. Pasotti, davvero una risposta super, con la palla che si è impennata, è rimasta sul terreno di gioco, ha provato a rimetterla al centro di Paolo Antonio, non ha trovato compagni di squadra, poi la palla è sfilata verso Carcalis, che ha provato una specie di tiro cross che però non ha trovato la deviazione di nessuno. Ma questo probabilmente è quello che dicevamo ad inizio gara, cioè una difesa abbastanza fragile, quella del Lumezzane, che dunque è perforabile proprio perché a volte lascia qualche spazio di troppo. Vedremo se poi sarà così, se il Teramo saprà approfittarne durante la partita. In questo avvio c'è riuscito fino ad un certo punto, nel senso che lo spazio e il tempo di Paolo Antonio l'aveva anche trovato, ma si è trovato anche di fronte un super Pasotti. Andrea, vero? Mi confermi anche lo schieramento che avevamo ipotizzato nel pre-gara? Allora, intanto ti dico che al momento Baccolo gioca proprio a ridosso di Sansovini e che Ilaria Amadio sono i due mediani davanti alla difesa. Confermiamo Spighi e Di Paolo Antonio rispettivamente a destra e a sinistra. Sansovini chiaramente la prima punta. Poi vedremo anche in fase di non possesso, perché può essere che il Teramo in fase di non possesso abbassi Baccolo e quindi il Teramo giochi con tre interni di centrocampo, poi in fase offensiva. Ecco, vediamo Baccolo che va proprio sul quinto, va a prestare quinto. Quinto è il giocatore di riferimento del centrocampo, il giocatore che dà inizio all'azione del Lumezzane, il metodista, il giocatore su cui passano gran parte dei palloni per lo sviluppo del gioco, e Baccolo poco fa è andato ad attaccare proprio il quinto, quindi diciamo che quello sarà il suo compito principale. Quindi insomma, al momento confermiamo questo tipo di assetto 4-2-3-1, staremo a vedere se il Teramo lo confermerà. Ora attacca Lumezzane, attenzione all'azione di Baccolo Terracino, entra in area di rigore Bacio Terracino, il suo tiro cross, la palla si perde sopra la traversa. Prima risposta dunque del Lumezzane con lo spunto di Bacio Terracino e la sua conclusione che è finita sopra la traversa, un tiro cross con Bacio Terracino che aveva puntato Sales, poi si è portato la palla sul destro, ma il tiro a giro è finito sopra la traversa. In questo momento vediamo proprio Baccolo allineato addirittura a Santorini in attesa del rinvio di Narciso. Amadio invece è piuttosto schiacciato alla difesa, il lancio di Narciso è lungo proprio verso Baccolo che colpisce all'indietro, poi c'è un contrasto tra Zappa, tra Speziale e Carcalis, la rimessa del Lumezzane con Baras che lascia per Zappa Costa, che è la novità di quest'oggi, il giocatore è cresciuto nel giovanile del Pescara, ha iniziato a San Benedetto, giocatore molto sfortunato, è stato anche all'Aquila, reduce da un infortunio molto grave al ginocchio, ai legamenti, si è un po' perso, però insomma è un giocatore che nel passato ha fatto parlare molto bene di sé. Calcio di punizione ora per il Teramo con Carcalis che appoggia dietro a Speranza, da questi a Caidi, ora il Teramo che manovra ma piccolo troppo, lo fa con il suo capitano Speranza, cerca in verticale Santorini, palla però intercettata dal numero 24 Tagliani,
E poi... Attenzione, scusa Andrea, devo andare a Rieti, raddoppio del Rieti, Paolo Renzetti, Paolo. Sì, grazie, il gol realizzato da Scotto, da questa azione del giocatore reatino, la conclusione dall'interno dell'area piccola, nulla da fare per Farroni, e dunque il raddoppio della formazione di casa con Scotto che mette... Paolo, allora puoi tenere la linea perché sarei venuto da te per almeno un altro paio di minuti. Eh sì, dunque il gol di Scotto per il raddoppio della formazione di casa, dunque 2-0 per il Rieti, mentre ora viene ammonito il giocatore di casa Trillò per un fallo nella zona di centrocampo. Dicevo, il raddoppio della formazione di casa al 35esimo, dunque un minuto fa, con il giocatore con la maglia numero 9, è stato Scotto a mettere il pallone in rete, ha cercato un difensore dell'Aquila quasi sulla linea di rinviare, non c'è riuscito, il pallone che si è infilato nell'angolino alle spalle dell'incolpevole, dobbiamo dire, portiere della formazione aquilana Alessandro Farroni, e dunque raddoppia la formazione di casa che bisogna dire sta giocando sicuramente meglio dell'Aquila. È la squadra di Paris a fare la partita sin dai primi minuti. Nel periodo non collegato c'era stata la prima azione della formazione ospite, c'era stato un tiro di Peluso dai 25 metri con il pallone terminato di pochissimo al lato alla sinistra della porta difesa dal portiere del Rieti Kucic. Ora viene ammonito anche Peluso, si innervosisce la gara, brutti falli dall'una e dall'altra Paolo, parte. Paolo, scusami, ti interrompo un attimo, resta in collegamento, andiamo a Lumezzane, punizione dal limite per il Teramo, Andrea. Sì, punizione dal lato corto, sarà un cross dal punto di battuta, va Sansovini, il suo tiro finisce in barriera, poi può raccogliere ancora Sansovini, ancora un cross, ancora una respinta, e quindi sarà fallo laterale per il Teramo. Solo lo sviluppo di questa azione prima di ridare la linea a Paolo Renzetti. Il fallo è stato pescato da Ilari, che è andato via molto bene all'avversario ed è stato cinturato. Nulla da fare, fuori gioco, a te Jacopo. Torniamo a Rieti, Rieti L'Aquila, Paolo. Sì, gioco è fermo, è stato ammonito, come vi dicevo, Peluso, c'è stato un fallo ai danni di un giocatore del Rieti che si rialza in questo istante, si tratta del numero 4 Vito Di Bari, gara che si è piuttosto incattivita negli ultimi minuti, sono stati un po' di falli anche piuttosto duri dall'una e dall'altra parte. Vi dicevo che il direttore di gara ha già estratto 4 cartellini gialli, e ricordiamo gli ammoniti che sono Marcheggiani e Trillò nel Rieti, Pepe e Peluso nella formazione aquilana. Mutoliti, tifosi ospiti giunti in buon numero qui al Malnio Scopigno, centro Italia, per seguire questa partita, mentre ora il direttore di gara va a redarguire verbalmente, a richiamare il tecnico della formazione laziale, Fabrizio Paris, che era andato a protestare probabilmente in maniera troppo veemente all'indirizzo proprio della terna dopo il fallo commesso da Maurizio Peruso, che era stato comunque ammonito pochi istanti fa dal direttore di gara. Allora c'è questo calcio di punizione per il Rieti, attendiamo la battuta e poi torneremo ovviamente da te Jacopo e da Andrea Costantini a Lumezzane. Calcio di punizione per la formazione di casa, e Fabrizio Tirelli che si incarica della battuta, l'autore del gol del vantaggio dell'1-0 della formazione reatina. La battuta, pallone in area di rigore, allontana di testa Stetti per l'Aquila, ma ancora il Rieti che cerca di portarsi in avanti in area di rigore, e Scotto il servizio sulla sinistra per Biondi, il tentativo di cross, ma l'Aquila recupera il pallone, c'è il rinvio di Alessandro Steri, minuti sono 38 a Rieti, ribadisco il parziale, Rieti 2 l'Aquila 0, a te la linea. Grazie Paolo, allora terzo gol della Juventus contro il Crotone, Alessandro per il tris della formazione bianconera, che di fatto è virtualmente campione d'Italia perché mancano 9 minuti più recupero alla fine della partita e sarebbero 4 i punti. Intanto c'è la goal line technology che segnala per segnalare il terzo gol appunto di Alessandro. Diciamo virtualmente campione d'Italia, sarebbero 4 i punti di vantaggio sulla Roma, impossibili da recuperare con una giornata. Intanto a chi scriveva se il Pescara ha preso Ganz, beh certamente non lo ha,
preso, però è chiaro che è un giocatore che interessa. Peraltro è un giocatore che rientra nell'orbita, a proposito di Juventus, nell'orbita Juve, così come rientrano anche Orsolini e Favilli, discorsi questi che saranno messi sul tavolo dalla dirigenza biancazzurra e da quella bianconera, soprattutto perché la pedina Koulibaly interessa molto alla Juventus in prospettiva, e ed è chiaro che la Juventus può mettere non solo Ganz ma anche Orsolini, anche Favilli, giocatori che potrebbero interessare il sodalizio biancazzurro sul piatto della trattativa. Da qui a dire che è una trattativa avviata, men che meno conclusa, ce ne passa davvero tanto, però è chiaro che è un profilo che interessa, soprattutto perché è un giocatore, un centravanti boa di movimento che a Zeman potrebbe interessare. Andiamo a Lumezzane, Lumezzane Teramo, Andrea Costantini. Andrea. Sì, nulla da segnalare nel periodo non collegato, però qualche disquisizione tattica la facciamo, perché il Lumezzane, avevamo detto 4-4-2, in realtà il Lumezzane sembra essersi schierato con tre difensori centrali, ovvero Bagatini, Sorbo e Tagliani. Sono loro a comporre il terzetto di difesa, poi è chiaro che quando il Lumezzane compatta nelle retrovie può passare a 4, ma di base ci sono tre centrali. È anche per questo che si spiega l'inserimento di Bagatini al posto di Bonomo, perché Bagatini è più centrale, quindi il Lumezzane può sistemarsi con questi tre giocatori. A quel punto ci sono tre interni di centrocampo, che sono Zappacosta, Quinto e Arrigoni, e anche in questo senso è più spiegabile l'inserimento di Zappacosta, che non è un esterno di centrocampo, ma è un interno, una mezzala in questo senso. Poi ci sono Varas e Bacio Terracino esterni, con Varas un po' più difensivo, Bacio Terracino un po' più offensivo, e quindi la coppia d'attacco con Speziale e Leonetti, Leonetti un po' più di galleggiamento tra Speziale e il centrocampo, Speziale invece è il primo riferimento. Nel terreno invece più o meno confermiamo quell'assetto, però Baccolo poi tende anche ad abbassarsi a comporre un centrocampo a tre, quindi con Baccolo, Ilari, Mezzeali e Amadio Metodì. Attenzione ora a questa palla, Sansovini in area, Sansovini parata, Sansovini parata, gran guizzo di Sansovini che ha beffato Sorbo dopo un rimbalzo del pallone. Sansovino da Stuzia è passato davanti a Sorbo, poi ha concluso da posizione molto defilata e Pasotti è intervenuto con il piede sinistro e ha respinto il pallone. Seconda Ghiotta, palla per il Teramo dopo quella in apertura avuta da Di Paolo Antonio, è arrivata questa appunto per Marco Sansovini, una conclusione che ha visto l'estremo difensore Pasotti compiere un intervento piuttosto simile a quello che aveva compiuto in precedenza su Di Paolo Antonio. Va lo stesso Di Paolo Antonio al cross, palla che viene prolungata dalla parte opposta, arriva Caidi in posizione d'ala, Caidi ha un po' di difficoltà a controllare la palla, infatti la perde. Attenzione perché Lumezzane potrebbe ripartire con Speziale, c'è lo scatto sulla sinistra di Zappacosta, viene visto e contratto molto bene da Spighi, e poi c'è il disimpegno di Speranza, fatto come sempre molto bene. Speranza riparte da Madio, che ora è l'uomo più arretrato del Teramo, imposta Madio, la piondata verso Di Paolo Antonio, la palla che schizza via in fallo laterale. Dunque il Teramo ha avuto un'altra clamorosa palla gol, questa se l'è costruita Sansovini sfruttando l'incertezza di Sorbo, ha sfruttato un rimbalzo del pallone, l'indecisione di Sorbo, si è messo davanti al centrale del Lumezzane, ha protetto il pallone, poi era in posizione molto defilata, comunque calciato di potenza, il tiro era ben indirizzato, ma Pasotti ha coperto bene lo specchio della porta e con la gamba sinistra ha respinto in calcio d'angolo. Sono delle evidenti smagliature nella difesa del Lumezzane, il Teramo deve essere bravo a cogliere e a sfruttare queste smagliature, perché altrimenti è uno spreco eccessivo. Quando la partita puoi chiuderla, comunque puoi indirizzarla, devi assolutamente sfruttarle queste occasioni, soprattutto in gare così pesanti che si sviluppano in 180 minuti. Teramo si sta giocando la salvezza. Jacopo, penso tu abbia rivisto l'azione, lascio sì. Anche a te un commento su quanto accaduto. Assolutamente, bravissimo a prendere posizione Marco Sansovini alle spalle di Sorbo, il movimento a tagliare fuori il difensore centrale del Lumezzane, e poi anche in questo caso tiro più o meno dalla stessa posizione a livello di angolo da cui aveva calciato Di Paolo Antonio, stavolta Pasotti bravo non con la mano di richiamo come nella prima circostanza ma con il piede sinistro, pallone in calcio d'angolo. Hai perfettamente ragione quando parli di smagliature
all'interno del reparto arretrato del Lumezzane, così come altrettanta ragione a dire che il Teramo deve assolutamente approfittarne, pena davvero sprecare una ghiottissime occasioni. Andiamo per qualche secondo a Rieti per vedere se è finito il primo tempo, e anche perché, caro Paolo Renzetti, poco fa è arrivato un messaggio che ti volevano presidente del Pescara, ma insomma mi sa che ce ne passa, mi sa che toccherà aspettare parecchio prima di vederti presidente. Eh sì, direi sicuramente di sì, credo che questo non accadrà mai, soprattutto perché non potrei con le mie povere finanze fare il presidente della formazione biancazzurra. Ma tornando un po' seri, Jacopo, ti posso dire che dopo un minuto di recupero è arrivata la fine del primo tempo qui al Manlio Scopigno, centro Italia di Rieti, squadre che stanno rientrando negli spogliatoi con il più classico dei risultati, 2-0 in favore della formazione di casa. Ricordo i gol realizzati per il Rieti al 21esimo da Tirelli, al 35esimo da Scotto, però Jacopo al 43esimo di questo primo tempo, nel periodo non collegato, azione clamorosa mancata dall'Aquila, perché Dick Tevicius con un tiro violentissimo dall'interno dell'area di rigore è andato a colpire il palo interno della porta reatina con il portiere Kucic immobile. Sarebbe stato il gol del 2-1 che avrebbe riaperto la partita, questione di millimetri, con il giocatore aquilano che si è disperato proprio per questo palo clamoroso colpito proprio sul finire della prima frazione di gioco. Dunque il parziale da Rieti dopo il primo tempo, Rieti 2, l'Aquila 0, a te la linea. E dunque si chiude il primo tempo in maniera non esaltante per l'Aquila, sotto di due gol, anzi tutt'altro, 2-0 contro il Rieti. Intanto si è conclusa la tappa del Giro d'Italia che oggi arrivava a Bergamo, vediamo la classifica, ha vinto Bob Jungels che è in corsa per la maglia di miglior giovane, e poi tutti i migliori: Nairo Quintana, Thibaut Pinot, Adam Yates, Domenico Pozzovivo, ma se scendiamo anche Vincenzo Nibali e la maglia rosa Tom Dumoulin insieme a Ilnur Zakarin. Peraltro ieri Tom Dumoulin protagonista davvero di una grandissima impresa al Santuario di Europa, oggi frazione che arriva a Bergamo non impossibile. Intanto terzo gol del Milan con Gianluca Lapadula, è proprio lui che segna il tris della formazione rossonera e ci fa particolarmente piacere per un giocatore di fatto esploso qui in Abruzzo. Milan 3, Cagliari 0, rivediamo il gol sotto porta davvero da rapinatore d'area di rigore, controllo e tiro di sinistro sotto misura, battuto Mirante 3-0. Intanto c'è il sesto gol del Sassuolo sul Cagliari, il Torino ha accorciato le distanze a Genova contro il Genoa 2-1 con un calcio di punizione molto bello di Adem Ljajic, anche se deviato dalla barriera. Intanto questi sono i risultati, però vedo Andrea che c'è già una sostituzione per il Lumezzane perché è uscito Zappacosta che si è fatto male, vero? Sì, ti confermo, è uscito lui ed è entrato Giano, cambio che è arrivato al 18esimo di questo primo tempo. Peraltro poco dopo c'è stata una conclusione di Speziale, debole e centrale, parata da Narciso. Zappacosta che ora è seduto sulla panchina di metallo che è accanto alla panchina dove sono tutti i giocatori di posizione di Bertoni. I sanitari stanno curando questo ragazzo che è davvero fortunato, perseguitato dagli infortuni, e ha dovuto cedere, ha dovuto alzare di rabbia anche in questa gara così importante per la sua squadra. Dunque fuori lui ed è in campo con il numero 30 Fabio Oggiano, vediamo se questo comporterà qualche cambio, probabilmente sì, perché Varas è andato a fare l'interno di centrocampo, posizione occupata da Zappacosta, mentre Oggiano fa il quinto di centrocampo a destra. Bacio del Bacino resta sul sinistra con Speziale a sostegno. Con Leonetti a sostegno di Speziale. Dunque c'è stata questa piccola modifica con intanto Andrea, scusami, ti interrompo perché è finale allo Juventus Stadium, e allora rispondiamo anche al telespettatore che ci ha scritto via SMS. Finita 3-0, la Juventus è campione d'Italia, si conferma per la sesta volta consecutiva la formazione bianconera allenata da Massimiliano Allegri, la più forte del campionato italiano. Per il momento fa bis dopo la vittoria in Coppa Italia contro la Lazio, adesso anche la
vittoria del campionato, e ovviamente adesso tutte le attenzioni non si sposteranno sulla prossima giornata di campionato ma sulla finale di Champions League che si giocherà il prossimo 3 giugno a Cardiff contro il Real Madrid. Schiumato Massimiliano Allegri, con tanta schiuma bianca in testa, insomma, vabbè, ha perso anche l'aplomb, ma con il sorriso sulle labbra, il tecnico della Juventus, che di fatto come calciatore è cresciuto in Abruzzo agli ordini di Giovanni Galeone con la maglia bianca-azzurra del Pescara. Fatta questa doverosa parentesi legata alla Serie A, poi faremo anche il riepilogo dei risultati. Andrea, ti ridò la linea. Petrello Mezzane, Narciso respinge la conclusione di Varas. Questa è la prima risposta dell'Umezzane. Varas è fuggito via, è scappato dalla marcatura di Karkaris, è entrato in area e poi Narciso si è buttato sulla sua destra, ma con il piede di richiamo ha intercettato il tiro di Varas, che lo stava per prendere in controtempo. Dunque questa è la prima importante palla gol dell'Umezzane, che ora ha a disposizione un calcio d'angolo dopo l'intervento appunto di Antonio Narciso sull'inserimento dell'ecuadoregno Kevin Varas. C'è un mucchio di giocatori all'altezza del secondo palo, proprio a ridosso della linea dell'area di rigore. Occhio chiaramente ai blocchi, invece corner corto, palla dietro proprio per Varas, da Varas a Quinto, di prima è uno schema per l'inserimento di Oggiano sulla destra. Oggiano fa partire un traversone, la palla è buona, stacca Ilari, palla vagante messa fuori dal Teramo con Spighi, poi il Lumezzane riesce a contenere la ripartenza del Teramo e può ripartire la squadra di Bertoni con il lancio di Arrigoni verso Oggiano. Oggiano la mette giù molto bene, Oggiano punta di Paolo Antonio che si rifugia in fallo laterale. Primo squillo dunque del Lumezzane dopo due conclusioni sterili operate da Baccio Terracino e da Leonetti. Questa prima vera palla gol per Kevin Varas. Ora ancora senti Andrea, possiamo dire che fino ad ora i migliori in campo sono i due portieri? Beh, sono stati tre interventi decisivi, due di Pasotti e uno di Narciso. Una curiosità, Pasotti è il nipote del presidente del Lumezzane Cavagna e gioca nonostante le polemiche, perché tanti hanno detto che lui è un, diciamo così, raccomandato, ovvero gioca perché è il figlio, o meglio il nipote del presidente. Affermazioni del genere sono fuggite anche a qualcuno che ha giocato nel Lumezzane, tra questi l'ex portiere Furlan che ha difeso a porta del Lumezzane nella gara d'andata giocata sempre qui al Saleri. Pasotti al momento possiamo dire che gioca perché è bravo, perché ha fatto due parate importanti, magari aiutato dalle conclusioni dei teramani di Paolo Antonio e Santorini che gli hanno tirato abbastanza addosso, però lui si è fatto trovare pronto, quindi al di là di queste presunte raccomandazioni oggi se l'è sbrigata bene. Anche Narciso, che è arrivato con qualche scetticismo, no? Presso i tifosi biancorossi, al di là di quell'errore con la Reggiana, però è stato autore di una grande mezza stagione in biancorossi e anche oggi ha compiuto una parata importante su Vara. Dunque bene per ora i due portieri, due occasioni clamorose a una per il Teramo, ma il punteggio è sempre il 0-0 quando oramai abbiamo superato la prima parte del primo tempo, siamo al 25esimo, sempre 0-0, però insomma il Lumezzane con qualche folata crea qualche grattacapo alla munitissima retroguardia del Teramo. Ripeto, il Teramo quando ha delle opportunità le deve sfruttare, perché insomma non si può scherzare proprio con il fuoco, specie in queste partite che si risolvono sul filo del rasoio. Ora è Quinto a gestire palla, la danno indietro per Sorbo che è il regista difensivo, è il centrale dei tre di quest'oggi, mezzo destro Bagatini, mezzo destro Tagliani, mezzo sinistro Bagatini, quindi Sorbo è un po' il regista difensivo dei tre. Ora c'è un rimpallo che favorisce Oggiano in area, ma c'è il fallo di mano di Oggiano che stava per approfittare di un disimpegno errato della difesa biancorossa, ma ha toccato la palla con il braccio. Devo dire che però Oggiano è entrato subito in partita, ha giocato 3-4 palloni, lo ha fatto con la giusta intensità, quindi non sta facendo rimpiangere Zappacosta. Peraltro Varas, da quando si è spostato a fare quello che faceva Zappacosta, cioè la mezzala, ha anche avuto la più giusta palla gol per la compagine bresciana. Dunque questo avvicendamento per ora non ha fatto male alla squadra di Bertoni, che si è tolto la giacca, sta guidando la sua squadra
in camicia, devo dire anche molto elegante, il tecnico del Lumezzane per questo appuntamento. Ora occhio a Santovini, va giù e c'è la segnalazione dell'assistente che ha aiutato in questo caso Viotti, addirittura c'è il cartellino giallo, dunque cartellino giallo per il numero 6 Sorbo, che evidentemente si è aiutato strattonando Sansovini, gli ha tirato la maglietta, Viotti non aveva fischiato, ma si è alzata la bandierina del secondo assistente, ovvero Fantino di Savona, che ha decretato questo calcio di punizione, o perlomeno ha segnalato, gentile omaggio, ha indicato al direttore di gara che c'è stato questo intervento irregolare proprio di Sorbo ai danni di Sansovini, quindi calcio di punizione che si trova appena al di fuori, con il pallone sistemato appena al di fuori rispetto allo spigolo destro dell'area di rigore. E ripeto, cartellino giallo per Sorbo. Allora, va Di Paolo Antonio, palla morbida in mezzo, salta Sorbo, è prolunga dalla parte opposta, arriva a Speranza, dietro il pallone per Carcali, di prima la mette dentro, palla però a mezza altezza, intercettata da Ilari, poi Amadio, può allargare per Di Paolo Antonio, a spazio Di Paolo Antonio va al cross, basso, il tiro di Baccolo, la palla di Panotti! Baccolo palla gol, Pasotti super, Baccolo palla gol e Pasotti super, ancora Baccolo che insiste, anzi probabilmente era Caidi ad aver calciato in porta, no era Baccolo ad aver avuto la palla gol per il Teramo, e ancora Pasotti che ha compiuto un grande intervento stavolta con le due mani, si è disteso sulla sua destra e ha respinto Di Paolo Antonio, ha messo in mezzo un pallone invitante che Baccolo ha corretto in corsa e Pasotti ha detto no. Corner corto, calciato fuori l'area di rigore per Amadio, poi una palla che balla in area, viene toccata da Sorbo, ma c'è il fallo di Ilari. Jacopo, devo dire che sulle fasce il Teramo riesce a creare qualcosa. Sì. Qui l'ho fatto con una... Guarda Andrea, noi abbiamo appena rivisto l'opportunità capitata a Baccolo, una mezza girata di fatto, un calcio di rigore fatto in, con una forbice sostanzialmente, per far capire a chi ci segue da casa, un traversone dalla destra anche deviato proprio sul dischetto del rigore. Grande Pasotti, però posso anche, possiamo anche dire che Baccolo l'ha presa veramente male la palla, perché insomma l'ha veramente scentrata, calciata molto molto male, palla lenta, non aveva nessuna pressione, quindi voglio dire bravissimo Pasotti, ci mancherebbe, però insomma certo. Baccolo poteva fare certo quantomeno qualcosa di più. Sì, però in quelle situazioni, sebbene si va incontro alla palla, si calcia con tutta la forza possibile, lì o cerchi la precisione o cerchi la potenza. Baccolo è andato d'incontro per cercare la potenza, la sua conclusione è finita dritta per dritta, e Pasotti, che seguiva la traiettoria del cross, ha seguito con lo slancio e si è tuffato alla sua destra, intercettando a mani aperte la conclusione di Pietro Baccolo. Certo, poteva fare meglio Baccolo, ma devo dire che neanche è stato così disastroso nella conclusione. È stato un tiro potente, come sono stati potenti i tiri di Sansovini e di Paolo Antonio, ma sempre distinto Pasotti se l'è cavata. Sono tre palle gol già sciupate. Ora attenzione a Lumezzane, attenzione a Baccio Terracino che manca il controllo. Buon per il Teramo, Cascari può rimediare, qualcuno se la prende qui in tribuna con Baccio Terracino che non ha controllato bene questo pallone. Poteva sicuramente fare meglio nell'esterno campano che gioca nel Lumezzane. Ancora Baccio Terracino, suo cross viene respinto da Ivan Speranza. Dunque rimessa in gioco per il Lumezzane quando abbiamo superato la mezz'ora in questo primo tempo, 0-4 Lumezzane, e c'erano già tre palle gol importanti per la squadra di Ugo Lotti, con Sansovini, con Di Paolo Antonio e con Baccolo. Dalla parte opposta una sola palla gol vera, quella avuta da Baras con la respinta con i piedi di Narciso. Però insomma Pasotti è il miglior giocatore in campo del Lumezzane, questo dice lunga su come sta andando questa partita, ma anche la dice lunga su come il Teramo abbia magnificato delle opportunità che non bisogna sciupare, perché lo abbiamo detto più di una volta, sono gare dove bisogna essere più cinici, bisogna avere più convinzione. Andrea, ti do un aggiornamento, il Forlì è in vantaggio 1-0
contro il Fano, dunque Forlì 1, Fano 0, e questo è un risultato pesante nell'ottica dei 180 minuti. Assolutamente sì, dunque al Morgagni Forlì in vantaggio sul Fano, ora spinge Lumezzane sulla destra con Oggiano. Oggiano raddoppiato da Amadio, c'è anche Carcalis, Oggiano poi scivola e allora la morsa Carcalis-Amadio può intervenire sulla sfera, un disimpegno ora un po' laborioso, ma Amadio perde il pallone, lo riconquista il Lumezzane che gira palla con Quinto e Arrigoni. Arrigoni prova ad andare in verticale, la palla filtra e Narciso va a evitare il calcio d'angolo. 0-0 sempre tra Lumezzane e Teramo. Jacopo, è una partita che il Teramo sta nel complesso gestendo bene, però manca il gol. I presupposti sono stati creati, c'è però questa pecca, non da poco, che manca il gol, e questo è un sortilegio che va quantomeno sfatato. Sì. Due gol nelle ultime sei partite, insomma questo è il trend con cui il Teramo si è affacciato ai playout. Bisogna cambiare registro però. Eh sì, assolutamente, assolutamente. Andrea, tra un po' torniamo da te, perché ovviamente seguiremo fino alla fine del primo tempo, però io volevo fare, non so se c'è la possibilità di tornare a Rieti, da Paolo Renzetti, per sapere se è ricominciato il secondo tempo. Paolo. Sì, Jacopo, secondo tempo iniziato da due minuti, ovviamente il risultato è quello della fine della prima frazione di gioco con il Rieti in vantaggio per 2-0. Ricordo le reti di Tirelli al 21esimo e di Scotto al 35esimo del primo tempo. Prima di ridarti brevemente la linea, perché non è accaduto praticamente nulla in avvio di ripresa, l'unica notizia riguarda la prima sostituzione di questa partita. Si tratta di una sostituzione in casa aquilana, perché è uscito Ferdinando Sieno per la squadra rosso-blu, al suo posto è entrato con la maglia numero 13 Adriano Sergio Esposito. Scocca il terzo minuto a Rieti 2, la 0 a te. Grazie Paolo, dunque è ricominciato il secondo tempo, speriamo che sia un secondo tempo di rimonta per l'Aquila di Battistini. E allora io direi, prima di tornare a Lumezzane, ovviamente siamo prontissimi a interromperci e a interrompere la conferenza stampa di Bortoluzzi del Palermo, se dovesse cambiare o dovessero esserci novità a Lumezzane. Ci ascoltiamo la conferenza stampa, tre minuti di Bortoluzzi, allenatore del Palermo, che parla della sfida di domani sera contro il Pescara, e poi torniamo a Lumezzane per Lumezzane Teramo. Bortoluzzi. No, non ho parlato con nessuno di assolutamente di queste cose, perché la mia era una semplice risposta a una domanda che mi era stata posta, dicendomi se, qual è, cioè, il mio desiderio è quello di se sono venuto qui a questo mese e mezzo finale, sono venuto col proposito di giocarmi la mia possibilità per candidarmi in quel senso, per far vedere, per vedere anche con me stesso se riuscivo a fare qualcosa in una situazione così complicata. Per cui sì, per quello ho detto che mi candido per il prossimo anno, nel senso che mi gioco le mie carte, dopo è chiaro che le valutazioni che saranno fatte dipenderanno da tante cose, però io mi sono venuto a giocare la possibilità e lo sto facendo, sto lavorando per quello. Il presidente Baccaglini mi ha mandato un messaggio molto bello già subito dopo la partita, e quindi già quello era importante. Apprezza il lavoro, apprezza poi in più anche i risultati, quindi diciamo che meglio di così, francamente non ci si poteva aspettare, forse. Vuol dire che dovremmo pensare solo alla partita noi, e quindi pensare a giocare e fare più punti possibili. Io dico sempre quello, perché è la molla che deve scattare, che deve trainare questa squadra in queste ultime due partite, fare quello che stiamo facendo fino adesso e farlo fino in fondo. Questa settimana gli allenamenti sono stati ottimi, non buoni, ottimi. C'è stato l'allenamento con la più alta intensità da quando sono qui, quindi questo dimostra che i giocatori ci tengono e vogliono far bene fino alla fine, i risultati stanno dando ragione al loro lavoro, al loro comportamento, e quindi
in allenamento si vede che ci tengono a far bene, quindi dopo indipendentemente dal valore o meno della partita e dal valore o meno che le società hanno, attribuiscono a questo periodo per le squadre. Beh, la risposta, io siamo assolutamente, non dico sorpresi, ma perché era quello che volevano, che avevano detto pubblicamente i giocatori. Però la risposta è che evidentemente vedono che il lavoro che fanno gli sta pagando e stanno meglio, poi è ovvio che i risultati gli danno anche uno spirito diverso con cui affrontare l'allenamento e gli allenamenti sono veramente soddisfacenti. Ma può darsi, ci spero io, come mio risultato personale, però non lo so, io in campo vedo una squadra che fa bene le cose anche più semplici dell'allenamento e quindi è un risultato importante, lascia il tempo che trova per tante cose, ma allo stesso tempo è significativo. Non vedo gente che dimostra di voler lasciare Palermo, di non volere, cioè questo è importante, e dopo certi tipi di discorsi verranno fatti più tardi. Queste le parole di Bortoluzzi, tecnico del Palermo. Torniamo a Rieti, terzo gol del Rieti, Paolo Renzetti. Paolo. Sì, grazie Jacopo, terzo gol del Rieti 30 secondi fa, mi stavi per dare la linea, il gol di Trillò che praticamente mette la parola fine su questa partita. Siamo infatti giunti al minuto numero 8 di questo secondo tempo, Rieti 3, L'Aquila 0, è arrivato il gol 40 secondi fa di Trillò, che porta praticamente vuota dopo un cross dal settore di sinistra, non ha avuto problemi a mettere alle spalle dell'incolpevole portiere Alessandro Farroni. Scocca ora l'ottavo minuto qui a Rieti, ribadisco il nuovo parziale, Rieti 3, L'Aquila 0, a te la linea. Senti Paolo, rapidamente, hai la sensazione, che tu che la stai vedendo live la partita, che l'Aquila sia arrivata un po' con le pile scariche a questo appuntamento? Insomma, siamo all'ottavo della ripresa, sotto di tre gol, insomma, per una squadra come l'Aquila, che è vero che ha perso parecchi elementi per strada, ma era comunque, non aveva mai perso con il Rieti. Sì, hai detto quello che stiamo vedendo qui dalla tribuna, Jacopo. L'Aquila si è presentata evidentemente mentalmente scarica a questa partita, mai quasi davvero in gara la squadra del tecnico Battistini, che ricordiamo oggi squalificato segue la gara dalla tribuna, al suo posto c'è Lara Spata in panchina. Il Rieti aveva iniziato questa partita già dai primi minuti con il piede pigiato sull'acceleratore, un paio di occasioni prima del gol di Tirelli. Per l'Aquila da segnalare solo due occasioni fino a questo momento, con il palo clamoroso colpito da Dictevicius al 43esimo del primo tempo. Qualche minuto prima c'era stata una conclusione di Peluso dai 20 metri con il pallone che era terminato al lato della porta, difesa da Matteo Kucic, ma troppo poco evidentemente al cospetto di un Rieti che sta facendo la partita e che sta continuando ad attaccare anche dopo aver trovato il gol del 3-0, a te la linea. Grazie Paolo, dunque terzo gol di Trillò per il Rieti. Torniamo a Lumezzane, Andrea, dove ci sono state delle proteste qualche minuto fa del Teramo per forse un colpo di mano in area di rigore, che però Viotti di Tivoli non ha giudicato irregolare, vero? Hai ragione, ma sono state proteste molto timide. Peraltro Viotti ha fatto segno, i giocatori del Teramo ha fatto il segno delle braccia attaccate al corpo, quindi ha fatto intendere ai giocatori che ha visto l'episodio e che ha valutato quel tocco comunque non punibile, perché non c'è stato un ampliamento. Pareggio del Fano, Andrea, pareggio del Fano a Forlì.
Ok, comunque pareggio del Fano. Sì, poco fa vi segnalo anche una sgroppata sulla sinistra di Speziale, un tiro cross che si è perso sopra la traversa. È un periodo un pochettino distante della partita dopo le occasioni avute in particolare dal Teramo, tre importanti con Di Paolo Antonio in apertura, poi con Sansovini al tredicesimo, poi intorno alla mezz'ora con Baccolo, nel mezzo anche una chance importante per Kevin Baras del Lumezzane, ma insomma il Lumezzane fa vedere che insomma è una squadra tecnicamente in difficoltà. Il Teramo deve approfittare di queste difficoltà, deve approfittare del fatto che Lumezzane non sembra una squadra. Ora attenzione, palla in aria, è buona, Baccolo, parata ancora di Pasotti, Baccolo qui al se prima potevo diciamo un po' salvare Baccolo, qui ha sbagliato completamente, palla morbida che gli è stata servita, non è scattato il fuorigioco, Baccolo ha controllato, ha avuto tutto il tempo di girarsi e di calciare in porta, ma ha tirato addosso a Pasotti, quarto intervento prodigioso di Pasotti, ma qui palla gol sciupata da Baccolo, e dunque Teramo che per la quarta volta manda alle ortiche una ghiotta opportunità. Noi saremmo ripetitivi, ma questo è, il Lumezzane ci sembra una squadra tutt'altro che irreprensibile, ma il Teramo non riesce a segnare, palla in aria, Pasotti con i pugni, allontana dalle parti di Carcalis pronto ad andare ad un controcross, lo fa in questo momento, la palla schiava dalla parte di Andrea, noi siamo abbiamo appena rivisto l'occasione di Baccolo, ci vuole tutta la tua misericordia per provare a dare una giustificazione a questo errore. No, qui no, infatti subito. Prima ho potuto, questa volta non si può fare nulla perché era da solo, ha avuto tutto il tempo che voleva per calciare e ha calciato proprio addosso a Pasotti. Attenzione ancora al Teramo con Sansomini che rovescia in area, c'è la presa di Pasotti. 4 parate 4 per l'estremo difensore di casa, 4 palle gol sciupate dal Teramo, quest'ultima fa gridare vendetta perché insomma nelle altre circostanze i giocatori di Teramo hanno calciato di potenza sugli sviluppi di un'azione che li ha portati a calciare in quel modo anche distinto se vogliamo. Qui, ripeto, Baccolo in posizione regolare ha avuto tutto il tempo di controllare, di girarsi, di mirare e di calciare. Lo ha fatto addosso a Pasotti, quindi ha commesso un grave errore. E vi lascio immaginare, insomma, nell'entourage teramano quanto sia grande lo sforamento, perché magari è sullo 0-0, ma se si fosse stati sullo 0-1-0-2 non si sarebbe potuto dire nulla. Ora attenzione al Lumezzane che prova a sfruttare un errore in disimpegno di Speranza, ma c'è la chiusura di Carcalis su Oggiano, rimessa in gioco per il Lumezzane quando mancano 2 minuti, poco meno, alla fine del primo tempo. Siamo sempre sullo 0-0, ma quanto sciupare della squadra di Ugolotti. Palla ora giocata da Sorbo sul cerchio di centrocampo. Sorbo serve a destra Tagliani sul breve per Quinto prestato da Baccolo, dietro il pallone per Sorbo, quindi Quinto, quindi ora Tagliani, circolazione molto lenta del Lumezzane, ora palla in verticale verso Varas che si è decentrato, c'è l'intervento di Carcalis, poi arriva Ilari molto bene tra due avversari, porta avanti il pallone Ilari e guadagna il fallo laterale proprio davanti alla panchina di Mauro Bertoni, tecnico del Lumezzane che, pensate, lo scorso anno ha allenato persino in Australia, lui che è di queste parti, ha giocato per tanti anni con la Cremonese, lo scorso anno una parentesi in Australia e quest'anno è tornato per prendere il posto di De Paola che a sua volta aveva preso il posto di Antonio Filippini. Ora Di Paolo Antonio dalle sue parti c'è pressione, allora dietro per Carcalis, quindi Caidi, tra poco vedremo il recupero. Tra poco vedremo la lavagnetta che si alzerà per indicarci i minuti di recupero. Hanno in corso l'ultimo minuto, ecco, 2 minuti di recupero, si arriverà dunque al 47esimo, 2 minuti di recupero, c'è la pressione di Paolo Antonio su Tagliani, dietro per Pasotti, il rilancio dell'estremo difensore che sta facendo tutti i regali allo zio, che ricordiamo è il presidente. Ora attenzione, palla in verticale, posizione regolare, Lumezzane con bacio terracino, gol del Lumezzane, bacio terracino per il vantaggio del Lumezzane,
e se vogliamo è la giusta punizione per un Teramo che ha stufato tanto, troppo, e qui la squadra di Ugo Lotti si è fatta trovare scoperta sul suo lato destro. Bacio per Regina, entrato in area e con il sinistro ha coordinato Narciso in uscita. Il Teramo va sotto proprio alla fine del primo tempo, in maniera immeritata il Lumestane e il vantaggio, ma è una punizione questa che il Teramo si merita dopo aver tanto sciupato. Jacopo. Confermo, noi stiamo per rivedere qui in bassa frequenza, perché insomma lo scarto tra la partita e il tuo racconto è abbastanza evidente. Stiamo rivedendo proprio in questo istante l'azione che porta al gol di sinistro. Bacio Terracino dunque, con tutta la panchina del Lumezzane che entra in campo. Hai detto benissimo, punizione meritatissima per il Teramo e probabilmente per alcune scelte di cui qualcuno, il tecnico evidentemente, dovrà rispondere se le cose finiscono così, perché insomma va bene coprirsi, però insomma neanche si può pensare di andare ad affrontare una partita contro una squadra che non ha nulla in difesa con 10 centrocampisti, peraltro che non hanno neanche tutto questo minutaggio. Bel gol di Bacio Terracino, d'altronde era il giocatore più pericoloso e lo si sapeva, ed è sembra un remake dei gol che il Teramo prese nella prima giornata di andata con Barbuti e Bacio Terracino, proprio per l'esattezza, quindi non è nuovo a far gol al Teramo. Andrea, fino alla fine del tempo, poi andiamo in pubblicità. È finito il primo tempo. Qualche secondo fa si va all'intervallo con il Lumezzane in vantaggio 1-0 al 45esimo, la firma di Antonio Bacio Terracino, giocatore che Ugo Lotti conosce molto bene perché lo ha lanciato in Lex Pro ai tempi della Casertana, quando il Teramo era in seconda divisione, il Teramo di Vivarini, quindi insomma giocatore che conosce molto bene, che sta facendo la differenza. E dire che qualcuno qui in tribuna aveva lanciato qualche epiteto nei confronti di Bacio Terracino, che fino a questo punto non aveva giocato una grande partita. Andrea, però... scusami, rigore per l'Aquila, poi torniamo da te. Paolo Renzetti, Paolo. Sì, Valeri ha atterrato in area di rigore del Rieti, il numero 11 dell'Aquila, Valenti, il direttore di gara ben appostato, ha indicato il dischetto. Non ci sono state le proteste della formazione di casa, tanto evidente è stato il fallo del giocatore reatino. Sul pallone c'è Mininkleri, Simone Mininkleri, il capitano dell'Aquila, contro Kucic, potrebbe riaprire almeno parzialmente la partita la formazione aquilana. Siamo giunti al 18esimo minuto nel corso di questo secondo tempo, anzi 19esimo in questo istante. Ricordiamo il punteggio parziale di 3-0 per il Rieti. C'è questo calcio di rigore per l'Aquila, Mininkleri contro Kucic, si aspetta il fischio di Gualtieri, di Asti, parte Mininkleri, il tiro e il gol del giocatore dell'Aquila. Dunque l'Aquila che trova il gol del 3-1, 19esimo allo stadio Centro Italia, Magno Scoppigno di Rieti, Rieti 3, l'Aquila 1, il gol di Mininkleri sul calcio di rigore. A te la linea. Grazie, dunque accorcia le distanze l'Aquila con il calcio di rigore di Mininkleri. Andrea, 20 secondi per chiudere il primo tempo prima di andare in pubblicità. Beh, che dire Jacopo, c'è poco da dire se non dare una statistica beffarda. Il Teramo non si priva gol da 412 minuti, perché l'ultimo gol subito dal Teramo era quello di Guidoni, il Teramo Reggiano, poi 0-0 col Forlì, 0-0 con la Maceratese, 0-0 col Parma, 0-1 vittoria a Salò, e poi si giocano i play-out all'ultimo minuto del primo tempo. Dopo 412 minuti di imbattibilità si ferma questa serie, questo minutaggio per Narciso, questo dato che era molto positivo per l'estremo difensore e per tutta la fase difensiva del Teramo, e questo minutaggio si interrompe proprio nella gara che conta di più e dopo aver sciupato così tanto. Ma lo ripetiamo, nel calcio nulla accade per caso e questa è la giusta punizione. Ora, o il Teramo
Pesaro, altrimenti il Teramo rischia di retrocedere, e questo lo dico a chiare lettere, contro una squadra che, per quanto abbiamo visto in questo primo tempo, è una squadra scarsa per cui il Teramo, insomma, non è riuscito, contro la quale il Teramo non è riuscito ad andare a segno, pur avendo avuto quattro nitide palle gol nate anche dalla parola del Teramo, ma anche dalle sbagliature dell'Umezzane. Retrocedere contro questa squadra sarebbe una onta, lo possiamo dire dopo aver visto 45 minuti che hanno detto chiaramente quello che è il valore delle due forze in campo. Il Teramo è una squadra sicuramente più forte, ma se non sfrutti le occasioni che crei e poi rischi di pagare dazio, ed è successo proprio questo. A te. Grazie Andrea. Allora, mentre dall'Aquila arrivano dei messaggi in cui si spera nella rimonta, non c'è tanto tempo per provare ad abbozzarla, intanto a accorciato le distanze con Mininkrede, la formazione rosso-blu, ma noi ci fermiamo per la pubblicità, poi rientriamo con la parte finale di Reti L'Aquila e il secondo tempo di Lumezzane Teramo, a tra poco. Per la seconda parte di Diretta Stadio, in cui continueremo a seguire il secondo tempo di Rieti L'Aquila e qui vivremo i 45 minuti di Lumezzane. Per il momento domenica da dimenticare per le abruzzesi: L'Aquila sotto 3-1 a Rieti, Teramo sotto 1-0 a Lumezzane. Allora, visto che le squadre a Lumezzane sono ancora negli spogliatoi, io ne approfitto per fare un salto a Rieti, al Maglio Scopigno, da Paolo Renzetti. Paolo. Sì, sono 28, Jacopo, i minuti di gioco nel corso della ripresa, non è cambiato il punteggio nel periodo non collegato, sempre Rieti in vantaggio per 3-1 sull'Aquila. Rieti che ha avuto l'occasione un minuto e mezzo fa per il poker, perché c'è stato un retropassaggio all'indietro per il portiere Alessandro Farroni dell'Aquila, che poi evidentemente è andato un po' in confusione, ha preso il pallone prima coi piedi e poi con la mano, e dunque a termine di regolamento c'è stato il calcio di punizione comandato dal direttore di gara proprio al limite dell'area piccola di rigore della formazione aquilana. È andato a concludere Di Bari con tutti e 10 i giocatori dell'Aquila schierati sulla linea di porta, ovviamente assieme al compagno, al portiere Farroni. C'è stato il tiro violento di Vito Di Bari, ma la barriera umana dei giocatori dell'Aquila è riuscita a respingere. Ora è l'Aquila che si porta in avanti, usufruisce di una rimessa laterale la formazione in maglia bianca, ma il direttore di gara dice che bisogna ripetere questa, anzi no, che la rimessa è per il Rieti. Non si erano capiti il direttore di gara Matteo Gualtieri di Asti con il suo primo assistente Claudio Millia di Novara, e dunque la rimessa è per la formazione di casa, mentre ci stiamo avvicinando lentamente al mezz'ora di questo secondo tempo, mezz'ora che scocca in questo istante, 29:30 sul nostro cronometro, dunque punteggio che resta quello del precedente collegamento, con il Rieti in vantaggio per 3-1 sulla formazione ospite, mentre nella squadra reatina è pronta la prima sostituzione, perché sta per entrare in campo con la maglia numero 16 Tiziano Luciani. Vedremo chi abbandonerà il campo. Si tratta di Fabrizio Tirelli, il capitano, tra l'altro l'autore del gol del momentaneo 1-0. Dunque a lui il merito di aver sbloccato questa partita. Fuori Tirelli, dentro con la maglia numero 16 Luciani. Mezz'ora di gioco a Rieti, il parziale 23, L'Aquila 1. A te, Jacopo. Grazie Paolo. Allora, a proposito di playout di Lega Pro, io vi do i marcatori del primo tempo di Forlì-Fano, come detto primo tempo che si è concluso sull'1
a 1, vantaggio di Halimi per il Forlì, il pareggio a 3 minuti dall'intervallo realizzato da Gualdi per la formazione marchigiana. Io volevo tornare a Lumezzane per sapere da Andrea Costantini che clima si respira nell'intervallo di questa partita. Primo tempo abbastanza incredibile, con tante occasioni buttate al vento dal Teramo, e la punizione del calcio con il gol di Bacio Terracino. Andrea. Da Teramo c'è chiaramente grande preoccupazione, peraltro vi segnalo che il presidente Campidelli ha lasciato la postazione dove lui ha seguito il primo tempo in compagnia degli altri dirigenti, è sceso giù in tribuna, è andato all'angolo bar, poi è risalito e si è seduto in un altro seggiolino da solo, un po' come se volesse vedere la partita, il secondo tempo, senza la compagnia, vuole stare da solo e soffrire da solo. Si trova non lontano dal sottoscritto, si trova anche piuttosto vicino, proprio sotto di noi, però si è seduto in una zona della tribuna dove è e resterà, presumo, da solo, a meno che ora non si rialzi e non si vada a riaccomodare lì dove ha visto il primo tempo con gli altri dirigenti. Però la sua sofferenza la vuole consumare evidentemente da solo nel corso del secondo tempo. Ti dico che si stanno scaldando un po' tutti i giocatori della panchina, non mi pare che al momento ci possano essere delle indicazioni tali per cui un giocatore sicuramente entrerà subito. Si sta scaldando Barbuti, si sta scaldando Matocco, si sta scaldando Carraro, un po' tutti, ma nessuno di questi sta accelerando a tal punto che possiamo dire che entrerà in campo. Ora le due squadre sono sul rettangolo di gioco, stanno riposizionandoli sul rettangolo di gioco, con il Teramo che attaccherà da sinistra a destra rispetto alla nostra prospettiva, con Teramo con la divisa bianca, Lumezzane con la divisa rosso-blu. Ricordiamo che nel primo tempo, al 18esimo, c'è stato un cambio forzato nel Lumezzane, è uscito Cappacosta, infortunato, al suo posto Oggiano. Ricordiamo che il Lumezzane è in vantaggio con la rete segnata alla fine del primo tempo da Bacio Terracino, un gol che ha interrotto l'imbattibilità di Narciso a 412. È caduta la linea? Andrea, mi senti ancora? No, evidentemente è caduta la linea con Andrea Costantini. Allora noi ne approfittiamo per fare il riassunto di quello che è accaduto in Serie A, vedendo i risultati e la classifica del massimo campionato di calcio. Ovviamente mancano ancora due partite, ma il quadro è di fatto quasi completo, con Chievo-Roma 3-5, Empoli-Atalanta 0-1, Genoa-Torino 2-1, Juventus-Crotone 3-0. Come detto, con questo risultato la Juventus è campione d'Italia. Stesso punteggio a San Siro tra Milan e Bologna 3-0, 4-1 ieri tra Napoli e Fiorentina, Sassuolo-Cagliari, punteggio tennistico 6-2, 1-1 tra Udinese e Sampdoria, peraltro una partita in cui le squadre hanno terminato in 9 contro 11, due espulsi dell'Udinese, De Paul e Danilo, e Muriel per la Sampdoria esattamente dopo aver siglato il gol su calcio di rigore della parità. Questa sera Lazio-Inter, domani sera come detto Pescara-Palermo. Vediamo anche la classifica prima di ricominciare da Lumezzane, con la Juventus come detto campione d'Italia 88 punti a 90 minuti dal termine della stagione, Roma 84, Napoli 83, e sarà questo veramente un duello per il secondo posto, quello che evita il preliminare di Champions League fino all'ultimo secondo dell'ultima partita. Lazio 70 punti, Atalanta 69, Milan 63, Fiorentina 59, Inter 56, Torino 50, Sampdoria 48, Sassuolo 46, Udinese 45, Cagliari 44, Chievo 43, Bologna 41, Genoa
36 Empoli, 32 Crotone, 31 Palermo, 23 Pescara, 14 e dunque il Genoa è salvo con questa vittoria, mentre c'è ancora qualche flebile speranza per il Crotone, vista la contemporanea sconfitta dell'Empoli contro l'Atalanta, dunque rimangono a meno 1 i pitagorici rispetto ai toscani, anche questo sarà un duello da vivere negli ultimi 90 minuti di gioco della prossima settimana, ovviamente, in cui il Pescara invece affronterà la Fiorentina. Torniamo a Lumezzane dunque per un paio di minuti da Andrea Costantini. Andrea. Sì, si gioca da due minuti, sempre 0-0, e intanto stanno facendo riscaldamento nelle file del Teramo Riccardo Barbuti e Alessandro Altratangelo, sono due attaccanti, è probabile che se il risultato non dovesse cambiare di qui a breve possano essere coinvolti da Ugolotti nel corso di questo secondo tempo. Peraltro poco fa c'è stata una scaramuccia con Speziale, che a gioco fermo ha spinto Caidi, è intervenuto il direttore di gara che ha riportato la calma ma non ha estratto alcun cartellino nei confronti del centravanti del Lumezzane. Dunque si riprende con il Lumezzane avanti 1-0, rete al 45esimo di Baccio Terracino. Vi confermo anche il cambio di postazione del presidente Campitelli, che dunque si è spostato, si è fatto da parte rispetto al seggiolino dove ha visto il primo tempo accanto agli altri dirigenti, ora segue da solo la partita poco sotto di noi. Sappiamo quanto sta scaramantico, spera con questo cambio di seggiolino, vogliamo dare questa interpretazione, con questo cambio di seggiolino di cambiare l'inerzia dal punto di vista della malasorte in questo secondo tempo. Ora c'è il rilancio di Carcaris di testa, quindi Speranza, poi Sorbo che duetta con Quinto. Certo, ora il Lumezzane, che è qualcosa concesso nel primo tempo, può giocare una ripresa un po' più chiusa, la squadra di Bertoni può compattarsi, può giocare su questo vantaggio che per quanto esiguo ma comunque c'è, e permette al Lumezzane di avere due risultati a disposizione per la gara di ritorno, quindi Lumezzane potrebbe giocare più coperto. Andrea, questo scusami, secondo... ti interrompo, rigore per il Rieti, andiamo al Manlio Scopigno da Paolo Renzetti. Paolo. Sì, c'è il gol in questo istante del numero 10 Francesco Marcheggiani, che mette il pallone in rete per il 4-1. 4-1, c'era stato un fallo commesso da Arboleda su Luigi Scotto, direttore di gara anche in questo caso come in precedenza non ha avuto dubbi, ha indicato il dischetto, si è incaricato della trasformazione Francesco Marcheggiani, cucchiaio del giocatore reatino, nulla da fare per Farroni, dunque punteggio che ora diventa più rotondo per la formazione di casa con il Rieti che conduce per 4-1 sull'Aquila. Jacopo, quando siamo giunti al 39esimo minuto della ripresa, dunque sei primi al termine, partita a questo punto definitivamente chiusa, Rieti 4, L'Aquila 1, a te la linea. Eh sì, di fatto si conclude qua l'avventura playoff dell'Aquila, vi ricordo la sequenza delle reti, Tirelli, Scotto, Trillò e Marcheggiani su calcio di rigore per il Rieti, in mezzo il momentaneo 3-1 sempre su calcio di rigore di Mininkleri. E allora torniamo a Lumezzane da Andrea Costantini. E Andrea, calcio d'angolo per il Teramo, c'è stata una posizione di Paolo Antonio dalla destra corretta in angolo da Leonetti, dunque tiro dalla bandierina per il Teramo, tra poco potrebbe arrivare il primo cambio perché vedo il team manager Leo Gatta con la lavagnetta in mano. Intanto corner per il Teramo con Di Paolo Antonio, tutti i lumezzani in area di rigore, ecco, traiettoria, colpo di testa di Speziale, poi ancora il Teramo con Spighi, quindi Sales mette dentro un pallone, Caidi in posizione di fuorigioco di Caidi, quindi si riprenderà con un calcio di punizione per il Lumezzane. Stavamo dicendo, il Lumezzane può giocare questa ripresa chiudendosi un po' di più, e il Teramo deve interpretare bene questo secondo tempo, perché se il Teramo cerca il pareggio e si sbilancia può esporsi alle ripartenze del Lumezzane. Lumezzane può essere letale con la velocità di Bacio Terracino, però neanche può starsene con le mani in mano di fronte a una situazione di svantaggio. Tuttavia non si può neanche compromettere in questa gara d'andata quella di ritorno, se il distacco
dovesse crescere. Quindi, ma nel secondo tempo che il Teramo deve saper leggere bene, ma soprattutto il Teramo deve essere più concreto. Qualora dovesse creare delle palle gol, bisogna segnare. Questo è il consiglio principale che possiamo dare. Un altro consiglio che possiamo permetterci di dare è quello di inserire magari un altro attaccante per aumentare la possibilità di essere più concreti sotto porta. E infatti si sta preparando il numero 21, Alessandro Fratangelo, quindi sarà Fratangelo il primo cambio varato da Guido Colossi. Continua a scaldarsi invece Riccardo Barbuti. Ora anche tre giocatori del Lumezzane si sono alzati per fare riscaldamento. Intanto c'è il cross di Oggiano, colpo di testa e parato in due tempi di Narciso, colpo di testa di Speziale sul cross di Oggiano. Oggiano che ora sembra essersi spostato sulla fascia sinistra, mentre nel primo tempo ha agito sulla destra. Ora a destra c'è Bacio Terracino, a sinistra c'è Oggiano. Oggiano è andato al cross, colpo di testa di Speziale, palla morbida che però scendeva sotto la traversa e Narciso l'ha controllata in due tempi. Però è la prima palla gol di questo secondo tempo ed è una palla gol non di grande peso, non di grande entità, ad essere sinceri, ma è il primo spunto ed è del Lumezzane. Allora, esce Piero Baccolo al settimo minuto della ripresa. Esce Pietro Baccolo ed entra Alessandro Fratangelo. Dunque vediamo se sarà confermato l'assetto del primo tempo, se il Teramo sarà al 4-3-3, magari con Spighi a comporre il trio mediano con Amadio Ilari e Fratangelo in attacco sul fianco destro di Sansovini e dalla parte opposta di Paolo Antonio. Lo capiremo insomma nei prossimi minuti, però è arrivato il primo cambio per il Teramo con Fratangelo al posto di Baccolo. Baccolo che ha avuto nel primo tempo due palle gol nitide per portare in vantaggio il Teramo, soprattutto la seconda e sulla sua coscienza. Il rilancio di Sorbo che però è scivolato, palla in fallo laterale, ottavo minuto con Di Paolo Antonio che lascia la rimessa a Francesco Carcalis. Carcalis dietro per Amadio per Ilari, prova a dare in verticale, intercetta Quinto, poi Ilari torna sul pallone, quindi Fratangelo va giù, ma l'intervento è sul pallone di Arrigoni, quindi la palla sparacchiata via da Pagatini che arriva dalle parti di Narciso direttamente. Ora Speranza tengo la linea per altri 30 secondi prima di restituirla allo studio. Caidi allarga sulla destra per Sales. Sales attaccato per un attimo da Speziale. Sales serve Spighi. Spighi dietro per Caidi. Caidi per Speranza. Circolazione ora per vie orizzontali del Teramo. Dialogano i due centrali, Speranza e Caidi. Ora Lumezzane come previsto più compatto, ma sempre con la difesa a tre. Mauro Bertoni, Sales prova a sfondare, lo aiuta Spighi, pressato da Arrigoni, fallo di Arrigoni su Spighi. Siamo però sempre nella metà campo del Teramo. Spighi che serve dietro Caidi. Confermiamo l'assetto con le tre punte, Sansovini centrale, Di Paolo Antonio a sinistra, Fratangelo a destra. Teramo ora con più lineare 4-3-3, che era il modulo che un po' tutti si aspettavano per questa prima gara di playoff. Spieghi proprio per Fratangelo, Fratangelo prova a passare, c'è l'intervento però di Pagatini, torna sulla sfera Fratangelo, raddoppiato, hanno ragione Pagatini e Oggiano, c'è anche il fallo di Fratangelo. Dunque siamo sempre sul parziale di Lumezzane 1, Teramo 0, al decimo della ripresa. Studio. Grazie Andrea, dunque prima sostituzione nel Teramo, fuori Baccolo e dentro Fratangelo, questa la prima sostituzione ordinata da Guido Ugolotti. Andiamo adesso perché sta per terminare la partita di Rieti a Rieti da Paolo Renzetti. Paolo, quanto manca? Sì, un minuto al termine di questa partita, mi dai la linea mentre nel Rieti c'è una sostituzione, la seconda, entra in campo il portiere di riserva, il secondo portiere Davide Scaramuzzino al posto di Kucic, dunque gloria anche per il portiere classe 98 della formazione reatina. Mancano 40 secondi al termine dei 90 minuti regolamentari, crediamo ci sarà davvero poco anche da recuperare considerando il punteggio di 4-1, dicevamo partita virtualmente chiusa per l'Aquila, una stagione che termina con una sconfitta, ma sono state tante davvero le avversità in questo campionato per la formazione aquilana e crediamo che l'essere arrivati a giocare i playoff è stato sicuramente un merito almeno per questi giocatori che ci hanno creduto, hanno lottato fino alla fine
per cercare quantomeno di regalare la vittoria dei playoff del girone G ai propri tifosi. Non ci sono riusciti, ma all'Aquila crediamo, lo ripetiamo Jacopo, per quanto accaduto in questa stagione all'Aquila, questi giocatori soprattutto debbano essere fatti i complimenti, perché ricordiamo che in un campionato in cui è accaduto di tutto per l'Aquila ci sono stati anche degli atleti, sette, correggimi se sbaglio, che dopo il terremoto tecnico che dopo il terremoto tecnico che aveva portato alle dimissioni del tecnico Massimo Morgia, precedentemente alla dipartita del direttore sportivo Alessandro Battisti, avevano deciso di lasciare l'Aquila. E dunque quantomeno questi giocatori che oggi indossano la maglia rosso-blu crediamo vadano elogiati per aver comunque creduto fino alla fine in un progetto di difficile realizzazione, quello della promozione, proprio per le tante avversità capitate in una stagione che si sta concludendo. Mancano due minuti al termine di questa partita, perché sono stati comandati tre minuti di recupero. Io credo che però posso restituirti la linea, anche perché la partita di Lumezzane è sicuramente più importante in questo momento. Poi andremo a chiudere qui con il finale dal Maglio Scopigno. A te Jacopo. Eh sì, tra un po' torniamo da te davvero per le rapidissime considerazioni finali, Paolo, anche perché insomma il risultato è ampiamente acquisito. Torniamo a Lumezzane, Andrea. Dove c'è un corner per il Lumezzane, va Oggiano, fischia Viotti. Fischia Viotti, richiama l'attenzione di un paio di giocatori, vediamo un po' di chi si tratta, quindi bisognerà ripetere il calcio d'angolo. Sta chiamando vicino a sé Viotti, Nebir Caidi e poi un difensore del Lumezzane, dovrebbe trattarsi di Sorbo e di Catechizza. Sì, confermiamo, Sorbo e Caidi. Dunque, da ripetere, un angolo che è stato decretato dopo un erroraccio di Narciso, che ha mancato il pallone, che voleva giocare con i piedi, ha regalato un calcio d'angolo. Va Oggiano, palla a mezza altezza e c'è la girata bloccata da Narciso, una girata che è stata tentata da probabilmente Tagliani. Dunque palla gol per il Lumezzane sull'angolo di Oggiano, serie di blocchi nei pressi di Narciso, Pagatini l'ha girata però debolmente, palla centrale bloccata da Narciso. Però la sensazione è che in questa ripresa il Lumezzane abbia stretto qualche vite in fase difensiva e per il Teramo non sarà facile, come nel primo tempo, creare delle opportunità. È una partita ora sicuramente molto più scorbutica, molto più complessa per la squadra di Guido Ugolotti, ma lo abbiamo un po' previsto. Il Lumezzane ora in vantaggio, si copre di più e meglio e può sfruttare il gioco in ripartenza. Dall'altra parte il Teramo è sicuramente anche un po' più nervoso per l'andamento del primo tempo, un primo tempo che si è chiuso con il gol Peppa segnato da Barco e Terracino. Intanto continua a scaldarsi Riccardo Barbuti, c'è un altro giocatore del Teramo che si sta scaldando, anche se ora c'è uno sputo di Pippo Antonio, Pippo Antonio in area, Pippo Antonio dentro Spighi e c'è il gol! Il gol di Spighi al quarto d'ora e la ripresa peggio dunque del Teramo, il grande merito è di Alessandro Di Paolo Antonio, il gol è di Spighi e dunque c'è il pareggio del Teramo, esultano i tifosi biancorossi, ma Mirko Spighi mette dentro sulla prima azione importante del Teramo lo spunto sulla sinistra di Di Paolo Antonio, che ha lasciato sul posto il diretto avversario, è entrato in area all'altezza del lato corto, ha messo dentro per il taglio dalla destra verso il centro di Spighi, che ha colpito la palla in maniera sporca, non ha colpito bene Spighi il pallone, ma la palla lentamente si è insaccata, forse l'ha anche sfiorata Pasotti, ma qui nulla ha potuto e la palla si è insaccata alle sue spalle. Pareggio che arriva per il Teramo, punito per i troppi errori nel primo tempo, ma questo gol ridà un po' di giustizia rispetto alla produzione offensiva del Teramo nel primo tempo. Dunque Lumezzane 1, Teramo 1, il pareggio di Spighi realizzato al quarto d'ora della ripresa su assist di Alessandro Di Paolo Antonio, mentre ora Ugolotti sta richiamando vicino alla panchina Barbuti, forse
tra poco lo inserirà, vedremo se al fianco di Sansovini o al posto di Sansovini. Intanto, se avete rivisto da studio il gol, sì, Andrea, di... l'abbiamo rivista da studio, da apprezzare davvero tantissimo il dialogo sullo stretto e al limite del fallo laterale tra Di Paolo Antonio e Sansovini, davvero bellissimo, un triangolo stretto e davvero preciso, perché il passaggio Di Paolo Antonio mette dentro un pallone che non viene raccolto però da Fratangelo, allora può liberare Tagliani. Occhio che questa partita come inerzia può cambiare nuovamente, ma c'è il contropiede del Lumezzane, speranza di riuscire, arriva in tempo per deviare in fallo laterale sul taglio del solito bacio per Achim. A te. Eh sì, dicevamo, abbiamo rivisto il gol di Spighi sotto misura, aperto il compasso, stavolta ha potuto solo toccare Pasotti, ma davvero molto molto bella la triangolazione tra Di Paolo Antonio e Sansovini, che di fatto ha creato quella superiorità numerica che ha permesso di arrivare ad un assist comodo per Spighi in zona rete, il tocco magari non proprio perfetto, però l'importante, insomma, per il Teramo è che la palla sia finita in fondo al sacco. 1-1 dunque cambia il punteggio a Lumezzane, e questo è un gol pesante perché, insomma, lo ricordiamo, il Teramo ha a disposizione comunque la gara di ritorno al Bonolis. In caso di pareggio nel computo delle reti, sarebbe il Teramo a conservare la Lega Pro. Ma è una partita davvero molto bella, squadre probabilmente sin troppo lunghe, sarà il caldo, sarà la stanchezza di un campionato fatto di 38 giornate, però insomma le occasioni le stiamo vedendo, non ci si sta annoiando vedendo questo Lumezzane Teramo. Felici di essere stati smentiti, perché avevamo detto che il Lumezzane avrebbe concesso meno spazio, qui molto bravi Sansovini e Di Paolo Antonio a crearselo quello spazio. Il Lumezzane lì si è fatto bucare, ma grazie anche a questa triangolazione di cui tu hai parlato, e poi è arrivato il gol di Spighi. Ora c'è una punizione per il Lumezzane, seguiamola, va a Arrigoni, il suo tiro in porta che viene però respinta da Sansovini, che si trovava all'interno dell'area di rigore del Teramo. Peraltro vi segnalo che Barbuti era stato richiamato da Ugolotti, poi però ha ripreso a riscaldarsi. Ora non so cosa sia successo, forse Ugolotti ha voluto fare una comunicazione a Barbuti, che si è avvicinato alla panchina, poi però è tornato nell'angolo dove stava facendo riscaldamento. Accanto a Barbuti sta facendo in maniera molto blanda riscaldamento anche Raffaele Imparato. Ora Spighi va via sulla destra, Spighi potrebbe crossare, va l'uno contro uno, non riesce a superare Bagatini, arriva anche il raddoppio di Oggiano, palla dietro per Bagatini, il suo rinvio viene corretto da Sales e palla in fallo laterale, ma siamo praticamente all'altezza del lato corto di destra dell'area di rigore del Lumezzane. Teramo che è in pressione, sale in alto l'urlo dei tifosi biancorossi, esplosi al gol di Spighi. Attenzione qui a Sansovini, ma fischia un calcio di punizione per il Teramo quando Sansovini poteva aprire sulla sinistra per Di Paolo Antonio, non ha applicato il vantaggio Viotti, ha fermato un'azione che poteva essere potenzialmente pericolosa, però punizione per il Teramo. 19 minuti sono trascorsi in questa ripresa, 5 minuti fa Mirko Spighi ha regalato il pareggio al Teramo dopo il vantaggio del Lumezzane arrivato alla fine del primo tempo con il faccio Terracino. Dunque il Lumezzane deve ricostruire il vantaggio, il Teramo può ora sfruttare l'onda emotiva di questo gol del pareggio. Amadio tocca per Ilari che peraltro poco fa ha perso palla sulla tre quarti, ha commesso fallo e si è beccato il cartellino giallo, dunque anche Ilari tra gli ammoniti di questa partita. Amadio prova a verticalizzare, intervento di Bagatini, poi di Paolo Antonio, ancora per Protangelo, buono il controllo, Angelo entra in area, palla per Sansovini al limite, Sansovini cerca lo spazio, allarga a sinistra per Carcalis, ancora Carcalis, ripiega a bacio Terracino, lo rallenta, ma ancora Carcalis, il suo cross, stacca Tagliani, la palla scende, Di Paolo Antonio al volo alto, Di Paolo Antonio al volo alto, ma il Teramo si è trasformato dopo il gol di Spighi. È stata una prima parte di ripresa abbastanza complessa per il Teramo, poi però il gol di Spighi sembra aver rivitalizzato la squadra di Guido Ugolotti. Ancora una volta Riccardo Barbuti viene richiamato da Ugolotti e Fabio Gatta prepara la lavagnetta, quindi questa volta ci siamo per il secondo cambio. Ricordiamo che in precedenza
Guido Colossi aveva spedito in campo Alessandro Fratangelo al posto di Pietro Baccolo. Eravamo al settimo della ripresa, tra poco arriverà il secondo cambio, toccherà Riccardo Barbuti, vedremo se prenderà il posto di Marco Sansovini oppure se giocherà al fianco di Marco Sansovini, magari con un Fratangelo dirottato sulla fascia. Staremo a vedere, intanto c'è un calcio di punizione per il Lumezzane, battuto da Sorbo, quindi Tagliani, intercetta però Amadio, quindi Ilari, Di Paolo Antonio, ancora Amadio che allarga, palla irraggiungibile per Sansovini, e allora ecco il momento di cambio, tocca a Riccardo Barbuti, vediamo la maglietta che si alza, e la maglia numero 10 è quella di Marco Sansovini, che dunque lascia il campo a Riccardo Barbuti. 22esimo della ripresa, Lumezzane 1, Teramo 1. Jacopo. E allora, secondo cambio per il Teramo, fuori Sansovini, dentro Riccardo Barbuti, il grande ex della gara, conferma una struttura che è quella del 4-3-3, Ugo Lotti con Di Paolo Antonio a sinistra, Fratangelo a destra, non un vero e proprio 4-3-3, questo c'è da dirlo, insomma non vuole comunque concedere tantissimo alla formazione lombarda il tecnico biancorosso. Noi stiamo adesso vedendo proprio in questo momento il momento del cambio, dentro Barbuti, fuori Marco Sansovini. Peraltro Barbuti, che aveva segnato al Teramo a fine agosto nella prima giornata di andata di questo campionato, perché ironia della sorte, queste sono due squadre che si sono affrontate proprio a Lumezzane nella prima giornata di campionato. In quel caso c'era Antonio Filippini sulla panchina del Lumezzane, Lamberto Zauli su quella del Teramo, finì 2-0 per la formazione rosso-blu. Al ritorno invece al Bonolis finì 1-1 con Sansovini in gol prima della beffa finale firmata da Leonetti. Ci avviciniamo al minuto 70, io non so se c'è ancora Paolo Renzetti in collegamento, 30 secondi se c'è Paolo, 30 secondi per il bilancio di questa partita. Sì, grazie Jacopo, 30 secondi, partita comandata dal Rieti che ha vinto meritatamente, lo dobbiamo dire, per 4-1. Io ricordo solo la successione delle reti di questa gara, con il vantaggio nel primo tempo della formazione di casa al 21esimo con Tirelli, al 35esimo il raddoppio di Scotto, nella ripresa il 3-0 per il Rieti con Trillò al settimo minuto, al 19esimo il 3-1 con il gol dell'Aquila di Milincleri su calcio di rigore, il definitivo 4-1 per la formazione di casa, ancora con un tiro dagli 11 metri, questa volta realizzato da Marcheggiani. Nel finale, Jacopo, proprio per dire a supporto di quello che stavamo dicendo in precedenza, che comunque per tutto quello che è accaduto in questa stagione crediamo che all'Aquila, i giocatori dell'Aquila, vadano fatti i complimenti, ci sono stati gli applausi dei tifosi aquilani per i giocatori che hanno lanciato pantaloncini e magliette ai supporters rosso-blu, giunti qui al Manlio Scopigno, Centro Italia, da Rieti, da cui possiamo concludere questo ultimo collegamento ricordando il finale. Rieti batte l'Aquila 4-1, Rieti che si aggiudica i playoff del girone G di Serie D. È tutto da Rieti, linea allo studio, a te Jacopo. Grazie Paolo, grazie. E invece, per quanto riguarda la finale del girone F, non sono bastati i tempi regolamentari, perché a Pesaro è finita 1-1 tra Vispesaro e Olimpia Agnonese, e vediamo infatti la segnalazione sul profilo Facebook della Vispesaro. Fine dei tempi regolamentari, si andrà dunque ai tempi supplementari. I gol di Cassese per l'iniziale vantaggio dell'Agnonese di Alessandro Del Grosso, il pareggio del solito Rocco Costantino per la formazione pesarese, dunque 1-1 in questo momento. Tempi supplementari per le due squadre per decidere chi vincerà questa finale, mentre come abbiamo visto al Manlio Scopigno è stata una partita quasi a senso unico, con la vittoria nettissima del Rieti 4-1 contro l'Aquila. Un paio di minuti per Andrea Costantini, poi rientriamo e sentiamo la seconda parte della conferenza stampa di Zeman. Andrea, a te. Sì, poco fa Barbuti aveva rubato palla sulla tre quarti, avanzato, ha rischiato l'uno contro uno anziché servire alcuni compagni sui due lati, ed è stato poi limitato dalla difesa del Lumezzane. Peraltro Barbuti è tuttora il terzo marcatore stagionale del Lumezzane,
che ha Bacio Terracino con 8 gol, quello di oggi 9, 5 gol Leonetti e 4 gol Barbuti. Intanto ora il Lumezzane sta per effettuare il secondo cambio, mentre nel Teramo si sta preparando anche Raffaele Imparato. Tra poco toccherà l'ex difensore di Sorrento e Maceratese, potrebbe uscire Sales per il cambio naturale, a meno che non ci siano altre alchimie cercate da Uncotti. Lo scopriremo tra pochissimo. Intanto vediamo il secondo cambio del Lumezzane con la lavagnetta che si sta per alzare. Giotti sta per notificare questo avvicinamento. Allora 3:27, quindi entrerà Matteo D'Alessandro, giocatore classe 89, lascerà il numero 3 Tullio Bagatini, quindi potrebbe anche cambiare modulo, aspetto difensivo Bertoni. Vediamo se con questo ingresso sarà sempre difesa 3 oppure no, con D'Alessandro che sta entrando, va a sistemarsi sul settore di destra. No, mi pare che sia sempre difesa 3, ma con Tagliani che va a fare il centrale, mezzo destro D'Alessandro, mezzo sinistro Sorbo, Sorbo che fino a poco fa era invece il centrale dei tre. Dunque resta difesa a tre per il Lumezzane, cambio tra difensori, D'Alessandro al posto di Bagatini. Mentre attendiamo, mentre il gioco è ripreso, attendiamo anche l'ingresso evidentemente di Imparato. Il Lumezzane dietro da questo pallone con proprio con l'entrata d'Alessandro per Pasotti, ora l'apertura per Sorbo sulla sinistra, calcia di prima intenzione Pasotti, ma pallaccia che finisce direttamente in fallo laterale. 1-1 è un risultato che, per come si erano messe le cose, può andare bene al Teramo, che avrebbe nella partita di ritorno al Bonoli 2 risultati su 3 a disposizione. Certo, se finisse così resterebbe il rammarico per non aver incanalato nella maniera migliore la partita con le occasioni avute nel primo tempo. Poi però la partita stessa si era complicata con il gol d'Espa di Bacio Terracino. Nel momento di maggiore difficoltà il Teramo ha saputo trovare con la ripartenza Santolini di Paolo Antonio Spigli il gol del pareggio. Ora siamo in una fase un po' di stati della partita, ma se c'è una squadra che deve forzare i ritmi ora è il Lumezzane. Il Lumezzane vuole venire a Teramo avendo anche il pareggio a disposizione, deve vincere questa gara casalinga. Non mi sembra al momento che il Lumezzane stia spingendo in maniera forsennata, anche il caldo sta condizionando la prestazione dei giocatori in campo. Allora siamo giunti in questo momento al minuto numero 29 della ripresa, teniamo la linea per un altro minuto prima di ridarla al studio. Ha subito un colpo Speranza che resta a terra ma si sta rialzando, allora può giocare Spighi questo pallone, lancia in avanti per Fratangelo, colpo di testa di Alessandro che viene prestato da Paolo Antonio che però commette fallo di mano, punizione per il Lumezzane. Siamo sulla tre quarti della compagine bresciana, ora Arrigoni, avanza Arrigoni, allarga per Leonetti che si è ora spostato sulla sinistra, Leonetti rientra, rimpallo, lo sfavorisce, Spighi e Fratangelo vanno al duetto sulla tre quarti della mano, ora Amadio dietro il pallone per Caidi, quindi Sales, ora il Teramo palleggia con buon costrutto, Spighi ha un po' di spazio sulla destra, per Barbuti, fuori il pallone, in mezzo c'è Fratangelo della posta, solo Di Paolo Antonio, lo vede Barbuti, la palla per Di Paolo Antonio che manca il controllo e allora c'è la chiusura da parte di Varas che riesce poi a divincolarsi dalla morsa dello stesso Di Paolo Antonio. È pronto Imparato, alla prossima pausa ci sarà la sostituzione. Intanto sale il Lumezzane con Sorbo che spinge sulla sinistra, serve Leonetti comprato da Sales, resiste Leonetti, dietro per Arrigoni si propone quinto, Arrigoni invece gioca dalla parte opposta per D'Alessandro, D'Alessandro accompagna l'azione ma sta per perdere palla, Di Paolo Antonio è sfortunato in questo caso. Ora il pallone di Oggiano per Varas, allarga per Leonetti in buca per Arrigoni in area di rigore, intervento sul pallone di Spighi provvidenziale, ora Oggiano si è centrato, Leonetti si è spostato sulla sinistra, mentre Spighi è rimasto a terra e proprio Spighi, l'autore del gol, lascerà il campo a Imparato. Spighi che sta pagando dazio per la stanchezza, problemi di crampi per lui. Spighi non si avvede del cambio, si va a posizionare
sul primo palo, ma qualcuno deve avvertirlo che è stato richiamato. Sì, ecco, ora Spighi, non è escluso che Spighi abbia fatto un po' lo gnorri, cioè sapendo di essere sostituito, si è messo lontano giusto per perdere qualche secondo in più, e ora effettivamente lascia il campo, a è imparato, è un cambio difensivo perché esce un centrocampista. Andrea, trovamene uno offensivo dei tre e ti do Frangelo Bassolo. Frangelo Bassolo. Ah sì, vabbè. Però lì stavamo stavo aperto. Per dirti ti vengo a riprendere a piedi a Lumezzane, però arrivi dopo domani, Jacopo. Esatto. calcio d'angolo, attenzione, c'è un mucchio selvaggio, mucchio contro mucchio, è finito a terra anche Carcari, ora si rialza Oggiano, la sua battuta fischia l'arbitro perché c'è una trattenuta di Tagliani ai danni di Speranza. Calcio di punizione per il Teramo, e quindi direi che quando siamo giunti al 32esimo del primo tempo è comunicato questo ultimo cambio del Teramo, terzo ultimo cambio imparato per Spighi. Io ti ridò per qualche istante la linea. Perfetto, dunque entra imparato, fuori Spighi. Vediamo intanto alcuni aggiornamenti che riguardano, non ci sono in realtà grandi aggiornamenti a livello di gol da dare, ma solo per farvi vedere che sono iniziati anche i playoff di Lega Pro. Da 39 minuti Virtus Francavilla Livorno 0-0, da un po' di meno 8 minuti Lucchese Albino Leffe sempre 0-0. E allora, prima di vivere le ultime minuti di Lumezzane Teramo, ci vediamo la seconda parte della conferenza stampa di Zdenek Zeman e poi rientriamo per vivere le emozioni dal Salerno. Ma io ho sempre detto che i soldi non fanno risultati. Risultati la fa organizzazione, la squadra e la voglia della squadra di lottare ogni domenica. È normale che questa squadra, che già a Natale aveva poche possibilità, non è riuscita mai a convincersi che si può lottare ancora per qualcosa. Fa piacere, è sempre meglio che si parla bene di me, anche se non tutti, però mi fa piacere, penso che mi riconosce qualche cosa di buono che ho fatto. In realtà le capita sempre, lei è molto umile, non lo ammette, però è così. No, sempre no, perché ho sentito pure qualche cosa negativa, ma fa parte del calcio. Di rado. Nel calcio quando vinci sei più bravo, quando perdi sei più scarso, e quindi cambia da domenica in domenica. Io purtroppo per ora sono più scarso. Vabbè, sono contento di quello che ho fatto e spero che farò ancora qualcosa di positivo, cominciando la prossima anno. Qualcuno che dice questo, c'è qualcuno che dice che sono 10 anni davanti agli altri, quindi sono gli altri che si devono evolvere, secondo me. Ma non è detto, dai, di no, a me a 20 anni riproveranno che sono l'unico che giocava 4-3-3, oggi maggior parte di calcio mondiale si gioca con 4-3-3. Ci sono arrivati più tardi, ma ci sono arrivati. E ripeto, più di 25 ne ho fatti giocare, non è che ne ho ancora tanti. Io penso che l'unico che non ha giocato con me è Cubas, basta. Pensiamo lì, poi infortuni, Bruno è fuori perché c'ha problemi ai bicipiti, e Crescenzi è fuori perché c'è quadricipiti, Castanos ha smesso e torna domani a Torino, anche se lui tutto l'anno o tutto questo periodo ha combattuto con un problema, che con infortunio, che si è fatto l'ultima partita con la Juventus nella primavera. Come dovrebbe fare europei con Grecia, Under 21, Torino vede se riesce a aggiustare. Io spero che non ci finisce come Mandragora. Ah. Senta, perché non gioca Cubas? Così, è una domanda che ci Perché ritengo gli altri superiori.
ma secondo lei, cioè, il giudizio che ha di questo ragazzo, siccome era arrivato con tante credenziali sulla carta, non lo conoscevamo in realtà. E non lo conoscete. Se ne parlava molto bene. Non lo conosciamo ancora la possibilità. Ah. Quello che ho detto. Cioè, ma è immaturo, è ancora un ragazzo di... Attualmente non ce la fa a giocare in questa categoria. Attualmente non ce la fa a giocare in questa categoria. Vabbè che non è solo, però qualcuno è superiore a lui. E allora, svelato di fatto il mistero di Cubas, l'avete sentito, l'ha anche ribadito Zeman, non è pronto per giocare ancora in questa categoria. Il prossimo anno la società si chiamerà Delfino Pescara SRA, con sponsor ufficiale Lego, l'unica società ad avere giocatori smontabili. Intanto, appena ripreso il gioco, è stato fermo per qualche istante a Lumezzane, vi do una notizia che riguarda un playout di Serie D Girone F, e la vediamo. Risultato direi abbastanza sorpresa, con il Castelfidardo che ha battuto l'Alfonsine in trasferta, e dunque il Castelfidardo rimane in Serie D, l'Alfonsine retrocede in Eccellenza. Il gol di Montagnoli al 62esimo che decide la contesa, davvero un'impresa per il Castelfidardo, che sembrava una formazione per alcuni tratti di campionato già spacciata, invece è riuscita a trovare con il playout una salvezza insperata. Torniamo a Lumezzane, Andrea Costantini. Andrea. Sì, è iniziato il 38esimo minuto, sempre 1-1, attenzione a Barbuti viene fermato però da Tagliani, e poco fa c'è stata un'azione di contropiede di Fratangelo sulla destra. Fratangelo poteva servire centralmente Barbuti dalla parte opposta di Palantonio, ma non è riuscito a calibrare un pallone adatto per arrivare ai due compagni di squadra, e la difesa del Lumezzane si è salvata in calcio d'angolo. Poco dopo c'è stato uno spunto del Lumezzane, quando tu hai detto in precedenza il gioco è rimasto fermo perché c'è stata una chiusura sottoposta di Speranza, ma l'azione è stata invalidata da una segnalazione di fuorigioco. Poi Speranza si è rialzata, il gioco è ripreso. Il Lumezzane ha effettuato l'ultimo cambio della sua partita, al 34esimo è uscito Leonetti ed è entrato Verde. Le due squadre sono molto molto stanche, si fanno sentire i tifosi del Teramo, incessante il tifo biancorosso, il caldo però va a ora farsi sentire sulle gambe dei 22 in campo. Intanto c'è un contrasto tra Ilari e Varas. Ilari, attenzione, che è stato già ammonito, quindi ora va a prestare anche Bacio Terracino, ma deve prestare attenzione l'ex giocatore del Sant'Arcangelo, perché ripeto, è stato già ammonito e ha rischiato un altro giallo. Arrigoni, imposta il Lumezzane con Arrigoni, sale Sorbo sulla sinistra, dietro per Arrigoni prova il tiro che viene sorvegliato con lo sguardo da Narciso, la palla si perde sul fondo. Un po' di stanchezza qui, nessun giocatore del Teramo è salito su Arrigoni, che ha potuto calciare piuttosto indisturbato, ma buon per il Teramo che non abbia trovato lo specchio della porta. Imparato gioca al posto di Spidi, dunque gioca alto sulla destra, peraltro si è anche presentato con una bella azione personale. Imparato che qui non riesce a ricevere il pallone di Fratangelo, Imparato che poi si ferma e non va ad attaccare Arrigoni, che allora gioca palla per Quinto. Siamo proprio sulla tre quarti del Lumezzane, Quinto chiede il suggerimento, ma la palla arriva in qualche modo a Speziale, che può aprire sulla destra per D'Alessandro. Può salire a destra D'Alessandro, da questi a Varas, quindi l'apertura di Quinto, palla però baracchiata in avanti, dritta tra le braccia di Narciso. Stiamo per entrare negli ultimi 5 minuti, Lumezzane-Teramo 1-1, è un risultato che sicuramente va bene al Teramo, certo è un risultato questo che non chiude la serie, non si può neanche dire che il Teramo possa con questo risultato ipotecare la salvezza, ma resta il risultato positivo, perché nella gara di ritorno la squadra di Udotti avrebbe a disposizione la vittoria ma anche il pareggio, mentre il Lumezzane dovrebbe vincere, dovrebbe spugnare il Bonolis, dovrebbe farlo con qualsiasi tipo di risultato, ma appunto dovrebbe espugnare l'impianto di Pianodaccio. Però insomma
questa gara non è ancora finita, quindi seguiamo questi ultimi minuti con il Lumezzane che prova a spingere. Arrigoni, serve Varas, accelera Varas, Varas sempre in area, Varas si ferma, Varas ancora dietro per Quinto, mette dentro un pallone su cui arriva imparato e riesce a liberare l'area, quindi Fratangelo deve difendere il pallone, lo fa male, Barbuti però cerca di andarsi a prendere la sfera, viene anticipato da Sorbo e poi Ilari va a proteggere questa sfera dall'attacco di Kevin Varas, l'equadoregno, tunnel di Ilari, va via benissimo Ilari, Barbuti in fuorigioco, allora cambia il gioco per Di Paolo Antonio che ha spazio, al centro c'è Fratangelo, Di Paolo Antonio potrebbe aprire, lo fa per Barbuti, Barbuti in area di rigore, Barbuti il tiro sborsato, sborsato il tiro di Barbuti, allora può bloccare Pasotti, c'è stato un bel lavoro qui in questo caso di preparazione, ma Barbuti non è stato lesto nel controllare, nel tirare, è stata un po' laboriosa la sua preparazione, ha permesso dunque ai giocatori del Lumezzane di rientrare e di correggere morbidamente la sua conclusione tra le braccia di Pasotti. Ora Carcaris, palla in avanti per Barbuti ma troppo lunga, può tenerla dunque Tagliani, 41 minuti e mezzo, Lumezzane ora prova a fare qualcosa in più, prova a spingere, ma come dimostra l'azione di poco fa di Barbuti ci sono degli spazi che Teramo potrebbe attaccare, anche se capiamo anche la stanchezza dei giocatori di Ugo Rossi. L'azione precedente è nata da un numero sulla sinistra di Carlo Ilari e poi con la rifinitura di Paolo Antonio per il tiro di Barbuti, contrato però. Ora fallo laterale per il Teramo, anzi forse calcio di punizione per la squadra teramana, sì, confermiamo, è un calcio di punizione, siamo un poco al di fuori l'area di rigore, meno di 3 minuti al 90esimo, poi scatterà il recupero, ancora alto l'incitamento dei tifosi biancorossi, davvero encomiabili, si è sostanzialmente giocato a Teramo quest'oggi, fattore campo non c'è stato per niente. Ora Fratangelo, difende il pallone, Fratangelo arriva imparato dalla parte opposta, lo serve, imparato, dietro per Di Paolo Antonio, chiama il suggerimento Barbuti, Di Paolo Antonio però traccheggia, quindi riapre a destra per imparato, e in avanti ora anche Ilari, che però non viene servito, il Teramo riparte allora da Di Paolo Antonio, si è perso l'abbrivio giusto, il Teramo allora riparte dalle retrovie con Stales per Carcaris, intanto mi pare che in questo momento gli è stato portato Sales a sinistra ed è stato abbassato imparato, probabilmente c'è una difesa a 5, sì, una difesa che ora è a 5 con Speranza centrale, Caidi centrodestra, Sales centrosinistra, Carcaris è imparato che scoprono le due corsie laterali. Attenzione al Lumezzane che ci prova con Baras, si allarga per Bacio Terracino, punta Carcaris, rientra, attenzione a Bacio Terracino, un filtrante, c'è però ben piazzato Sales che respinge il pallone sui piedi di Amadio che poi sbaglia tutto, primo errore sensibile di Amadio che ha giocato una discreta gara. Ora Quinto per Bacio Terracino, Quinto, un minuto e mezzo, poco meno, al 90esimo, grande sofferenza sugli spalti, Lumezzane cerca il colpo per la vittoria, il Teramo si difende e prova a ripartire, Sorbo in avanscoperta da questi a Speziale al limite dell'area, Speziale si gira, entra in area Speziale, attenzione cerca lo spazio ma su di lui c'è Speranza, l'apertura è sbagliata per D'Alessandro ma c'è Bacio Terracino che alimenta, Quinto pallone per D'Alessandro al limite dell'area, ancora il Lumezzane che va con questa azione di aggiramento, Oggiano sulla sinistra per ridifinire, che Oggiano mette dentro un pallone morbido ma Carcaris presida dalla parte opposta, fa rincorrere Bacio Terracino, ora Bacio Terracino controlla la sfera, azione interminabile del Lumezzane, la palla per Arrigone, zona centrale del campo, l'apertura per Sorbo, Sorbo guarda in mezzo, non c'è tanto spazio da poter attaccare, allora ancora Sorbo, è iniziato l'ultimo minuto, anzi mancano 30 secondi al mio cronometro per arrivare al 90esimo, Sorbo mette dentro un pallone brutto che sorvola la testa di Bacio Terracino che la rincorre, la tiene in campo anche con l'aiuto di Varas, Varas dietro per Arrigoni, cross basso, allontana Madio ma continua l'assalto del Lumezzane, azione che non ha soluzione di continuità con il Teramo, ora in trincia, 4 minuti di recupero, 4 minuti di recupero segnalati in questo momento, 4 minuti che iniziano in questo momento e bravo Neville Caidi a pescare il calcio di punizione, è andato in anticipo su Speziale lo ha spinto a terra e allora Viotti ha fischiato un calcio di punizione che pone fine a un paio di minuti di azione prolungata
del Lumezzane, ma il Teramo si è difeso in maniera compatta, non ha lasciato spazi per la compagine di Bertoni. È iniziato da 30 secondi il primo minuto di recupero. Ottia Barbuti controlla un difficile pallone, Barbuti al limite, un rimpallo con Sorbo, Barbuti resiste, Barbuti dal tiro e guadagna il calcio d'angolo. Bravo qui Barbuti, di forza e anche con un po' di buona sorte ha vinto un rimpallo con Sorbo, poi ha cercato un tiro da posizione defilata, l'ha deviato Tagliani in calcio d'angolo, c'è un corner per il Teramo, tutti i lumestane ripiega all'interno dell'area di rigore, tutti i lumestane all'interno dei propri 16 metri, sul punto di battuta c'è Di Paolo Antonio, potrebbe andare in mezzo, ci sono chiaramente solamente Caidi in mezzo, ecco il cross, verso Caidi, alto di poco, ha preso il tempo a tutti Caidi e ha colpito la palla di testa, ma non ha saputo abbassare la traiettoria che ha formulato la traversa della porta di Fasotti. Tutto questo al 46esimo minuto del secondo tempo. Si giocheranno 4 minuti di recupero. Attenzione al Lumezzane che ci prova. Lo scambio su breve a Rigoni, perde palla. Bravo Madio a toccare da dietro. Poi Fratanzio giù. Punizione. Fallo di Quinto. Punizione e giallo anche per l'ex Foggiano. Ammonito Quinto. Punizione per il Teramo che può rifiatare e gestire questo pallone. Amadio per Di Paolo Antonio, ma palla in movimento e allora si ripete. Ancora i tifosi del Teramo che fanno ripartire il loro tifo. Come detto, oggi sembrava di essere più al Bonolis che allo stadio bresciano. La palla allargata ha imparato. Imparato sulla sua verticale per Barbuti che si defila, Barbuti ed è calcio di punizione, si prende anche qualche parola da Quinto, Barbuti insiste, Quinto che poco fa è stato ammonito, è meglio che la smetta perché rischia un altro cartellino giallo. Ora Barbuti si rialza, c'è un altro, prima è stato un corner vero e proprio, questo è un corner corto perché siamo nei pressi della ballerina, va ancora Di Paolo Antonio, vicino a lui c'è Imparato e ancora una volta tutto il Lumezzane che ripiega all'interno dei propri 16 metri, mancano 90 secondi al 49esimo, le indicazioni di Ugolotti che si rivolge a Carcalis che resta dietro, palla corta di Paolo Antonio, Imparato, il suo cross accentuare ancora Imparato, ma c'è il fischio di Viotti che ha visto una irregolarità di Ilari. E allora si riprenderà per l'ultimo minuto che sta per iniziare. Deve essere ripetuta la punizione all'interno dell'area di rigore del Lumezzane con Fasotti che la mette a terra. Inizia l'ultimo minuto di recupero, sempre 1-1 tra Lumezzane e Teramo. Ricordo i gol di Bacio Terracino al 45esimo e poi al 14esimo, anzi al 15esimo della difesa di pareggio di Steghi. Ora D'Alessandro chiuso da tre maglie bianco-rosse, arriva anche Fratangelo, intervento sul pallone però, e allora si può giocare. Oggiano che ha giocato una buonissima partita, ha iniziato dalla panchina, è entrato al posto di Zappacosta, ha fatto una buona gara Oggiano che ora punta Imparato, Oggiano palla sul sinistro, la ribattuta di Amadio, mancano 30 secondi allo scadere dei 4 minuti di recupero, all'indietro Arrigoni con le mani per Sorbo prova a buttarli in mezzo, una palla molto morbida, stacca Bacio Terracino, Sales la spazza in fallo laterale, poteva lasciarla a Narciso, non si è fidato Sales, la spazzata in fallo laterale, ma è finita qui, è finita ed è 1-1 tra Lumezzane e Teramo al 45esimo del primo tempo, Bacio Terracino nella ripresa al 15esimo, il pareggio di Spighi è un risultato nel complesso positivo per il Teramo, non c'è alcuna salvezza ipotecata, ma è un risultato positivo perché il Teramo nella gara di ritorno avrà due risultati a disposizione e Lumezzane invece per salvarsi dovrà espugnare lo stadio Gaetano Bonolis, il Teramo può accontentarsi anche di un pareggio, ma è finita 1-1, certo resta il rammarico perché nel primo tempo il Teramo ha sciupato 4 vite di palle gol con cui poteva andare in vantaggio, poi ha subito il gol beffa di Paccio Terracino, è andata all'intervallo la squadra di Ugolotti, poco di un gol ha avuto la forza nel momento più difficile di riprendere la partita, di pareggiare, intanto c'è un po' di nervosismo perché ora c'è un capannello di giocatori sulla metà campo. In particolare Leonetti ha qualcosa da ridire verso qualche giocatore della mano, ma arriva Bertoni a riportare la calma e quindi insomma si è dato sul nascere questo principio, neanche di rispa, ma comunque di discussione. Quindi che dire Jacopo? Andrea, io siccome tra pochissimo chiudiamo il collegamento, io
giusto un paio di considerazioni rispetto alla partita. Hai detto giustamente un risultato positivo che non chiude il discorso salvezza, ma comunque positivo. Innanzitutto, prima considerazione, avevi giustamente ricordato come in vigilia di partita Ugolotti aveva detto proveremo a fare la partita. Vero mica tanto, partita anzi secondo tempo diciamo di assoluta sofferenza, non fosse stato per quello spunto non sarebbe arrivato neanche il pareggio, lati positivi solo il risultato probabilmente. Ma io non sarei così drastico in questa osservazione, perché comunque il primo tempo la scelta di Bacco l'avrà fatto discutere, ma è pur vero che con quella scelta il Teramo ha creato quattro palle gol nitide. Nella ripresa il Teramo ha fatto più fatica, ma il Lumezzane si è chiuso anche un po' meglio, almeno fino al gol segnato da Spighi. Poi da lì il Teramo non ha voluto prendere grossi rischi, non ha corso effettivamente rischi, e dopo il gol segnato da Spighi la partita è finita e scivolata via sui binari dell'equilibrio, al di là di qualche azione insistita del Lumezzane che però non ha mai impensierito realmente Narciso, ed era il Lumezzane a dover però obiettivamente contro questo avversario qualcosa in più ci si aspettava, considerando la caratura dell'avversario. Sì, io effettivamente mi aspetto che nella gara di ritorno il Teramo giochi per vincere e vinca la partita, però è anche vero che se crei quattro palle gol clamorose e non vai a segno, è vero che l'interpretazione tattica può essere messa in discussione, ma c'è anche la responsabilità di chi ha avuto quelle opportunità, c'è anche la bravura del portiere, ma insomma bisogna concretizzare. Quindi io direi che c'è questo aspetto da migliorare, c'è maggiore concretezza. È chiaro che magari se ci fosse stato un Barbuti al posto di Baccolo, magari una di quelle due palle gol finivano dietro alle spalle del portiere Patozzi. Però è anche vero che Teramo Parma la palla col clamorosa l'ha avuta Santomini che l'ha sbagliata. Devo dire che in questa stagione, come la giri non è che si trovi il bandolo della matassa, quindi va preso il risultato positivo, resta la mano in bocca per non aver vinto e aver avuto quelle occasioni, ma a conti fatti il risultato permette di costruire una importante gara di ritorno per arrivare alla salvezza. Jacopo. Perfetto, Andrea, io ti ringrazio, ti lascio alle interviste del post gara, noi dobbiamo chiudere anche perché sono le 18.30 e tra un'ora saremo di nuovo in onda con l'Abruzzo del pallone per far anche vedere e ascoltare le reazioni post gara e le immagini di Lumezzane Teramo, ricordandovi che come vedete in alto nei vostri teleschermi Rieti L'Aquila è terminata 4-1 in favore della formazione reatina, 1-1 tra Lumezzane e Teramo, tutto rinviato alla gara di settimana prossima, domenica prossima al Bonolis, dove al Teramo basterà non perdere per conservare la categoria. Si sta ancora giocando, è finita anche Forlifano 1-1, dunque doppio playout, doppio 1-1. Si stanno ancora giocando i tempi supplementari di Vispesaro Olimpia Agnonese, sempre 1-1, ma è il tempo di fermarci. Io ringrazio Maurizio Daguin in regia e i colleghi che ci hanno raccontato questo pomeriggio di calcio. L'appuntamento è di fatto tra un'ora con l'Abruzzo del pallone, dove rivivremo e vi faremo vedere anche le emozioni di questo pomeriggio. A tra poco. Shimmers, 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 shimm